definizioni ID e password, se no non lo puoi cambiare. Siamo in attesa di alcune altre persone che sono in arrivo e poi iniziamo l'assemblea. Ringrazio già chi si è collegato, vedo Enzo. Ciao Paolo. Ciao bello. Ti lascio qua. Ecco Enzo. Ciao. 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 Interessante quello spazio. Evita di chiamarmi sempre. Piero. Ciao. Oggi è il tuo compleanno. Sì. Auguri. Auguri. Grazie. Tanti auguri. Festeggiamo nel modo migliore. Piero, per i prossimi 13 anni. Esatto, bravo. Rimangono sempre 13. Sì. Hai visto? Paco. Quanto è durato? Maurizio, guarda che bisogna cominciare. Ciao Paolo. Maurizio, devi cominciare, vieni. Sì, no, ma ti spiego, siccome Martizzi mi ha detto una cosa, Ferrero un'altra, ognuno qui c'ha un orario. E poi no, allora forse è meglio che mi metto di là io. No, devi metterti davanti a tutto. Ah, beh, dopo mi devo spostare ogni volta. E poi ti sposti. Ah. Siamo ecco, Raniero si è collegato. Ecco, allora, Raniero, sì. Io posso dire che poi interviene tra i primi? Sì, poi va bene, va bene. Senza microfono, parla che qua che c'è il microfono anche grande. Questo non c'è bisogno del dopo, no, perché questo serve loro per far uscire la loro voce. Ah, perfetto. Deve stare lì, no? Allora, se mi sentite e se gentilmente prendete posto, vi sedete, proviamo. Puoi usare questo, puoi usare questo. Allora, buonasera compagne e compagni, amici e amici, perché non vedendovi in faccia qualcuno può offendersi se lo chiamo compagno o compagna. Allora, prima di dare la parola a Piero Brevilacqua per questa breve nota introduttiva, volevo dire due cose. La prima è che continuo a chiedere alle compagne e ai compagni di sedersi, così riusciamo anche a sentirci. Volevo dire, come compagni che hanno promosso una serie di incontri, l'ultimo è stato fatto pochi giorni fa in Calabria, sempre organizzato dal compagno Piero Bevilacqua. Ai primi di marzo abbiamo fatto un'iniziativa importante a Roma sulle questioni del fisco, è stata anche positiva perché Left, diciamo l'unica rivista in qualche modo di sinistra di questo paese,
ha pubblicato gli atti. Il nostro sforzo di gruppo di compagni e compagni è provare a rimettere insieme le idee possibili per provare a vedere se in questo paese si riesce a capovolgere l'anomalia in negativo della mancanza reale di una soggettività di sinistra. Io credo che ce lo dobbiamo porre tutti, perché vedo che molti di noi, di voi, compagni e compagne, non sono giovanissimi, e tutti noi abbiamo vissuto un'adolescenza piena di entusiasmo e anche piena di intelligenze collettive, di punti di vista di sinistra, alcuni più riformisti, altri più rivoluzionari. Però credo che proprio per il bene di questo paese provare a ricostruire non dall'alto, né tantomeno all'improvviso, ma un collettivo che provi a ridare un minimo di speranza a milioni di uomini e di donne che, dopo che hanno pagato dei prezzi gravi rispetto alla pandemia e ancora ne pagheranno, rischiano di pagare ancora dei prezzi più terribili rispetto all'uso che questo paese, questo governo, le forze economiche vogliono fare della guerra, delle spese militari, dell'invio delle armi. E allora, appunto, come compagni e compagne che stanno provando a costruire questo percorso, nel quale poi abbiamo in particolare con Luigi De Magistri aperto un confronto, perché pensiamo che su questo possa lui, come altri, aiutarci. E abbiamo promosso questo incontro sapendo che in questo momento, per fortuna, ce ne sono altri, per fortuna ci sono dei grandi interrogativi sulla degenerazione delle forze politiche che una volta erano di sinistra e anche la degenerazione di questo governo rispetto alla Costituzione. Quindi abbiamo pensato questo incontro. Piero farà un'introduzione, ci sono una serie di interventi che avevamo in qualche modo già concordato con queste compagne e questi compagni, qualche altro compagno o compagno se vuole intervenire è sicuramente utile, pensando che questo lavoro deve continuare nel futuro anche confrontandoci con altre realtà collettive, associazioni, penso l'iniziativa che c'è stato, ci sarà e farà la Fiomma a Roma, insomma tutto questo può contribuire. Io non vi faccio perdere altro tempo, vi ringrazio, do la parola a Piero e poi in qualche modo cercherò di gestire gli interventi, le richieste di intervento. Grazie e buonasera. Oh, la cosa importante è che in questa busta vi chiediamo gentilmente un contributo. Non l'ho fatto all'inizio e mi scuso, io con piacere, ma credo anche molti di voi, stare in questa sala per noi è importante, rappresenta una sfida alla devastazione in questo paese del patrimonio pubblico, alla devastazione dei diritti degli immigrati, e il fatto di stare in questa sala, in questo giorno, e in particolare nei momenti più drammatici della guerra e della condizione degli immigrati, e quindi ringraziamo i compagni di Skin Time che ci hanno in qualche modo permesso di fare questo incontro, però nel frattempo vogliamo dargli, come anche giusto, un contributo di spese, e quindi farò girare questa busta e vi chiedo un piccolo contributo. Grazie, la parola a Piero. Devo mettermi lì. Ci dobbiamo spostare perché sennò i compagni che sono in collegamento non ci vedono. Non ci vedono. Buonasera a tutti e a tutte, grazie per essere venuti nonostante il caldo torrido di questo inizio di giugno. Allora, nella confusione generale, noi abbiamo poche idee, ma sicuramente chiare. C'è un paese aggressore e un paese aggredito, l'Ucraina. Un paese che ha violato il diritto internazionale, la Russia, e un altro paese che subisce devastazioni del suo territorio, massacri della popolazione civile. Consideriamo la guerra un delitto contro l'umanità. Su questo non abbiamo dubbi né incertezze. E la guerra, questo però lo dobbiamo cominciare a pensare con profondità, è già una forma di competizione tra gli stati capitalistici per l'accaparramento delle risorse sempre più scarse in vista di un possibile collasso ambientale. Le guerre sono già cominciate per questo.
Aggiungo che non abbiamo nulla da difendere né della persona di Putin, né della sua scelta di fare la guerra, né del suo regime. È uno dei grandi blocchi geopolitici che si contrappongono ad altri blocchi. Ma questo lo devo aggiungere. La ritorsione con la quale gran parte dei giornalisti italiani da mesi accusa chi condanna la guerra e la Russia, ma non calca in testa l'elmetto di soldato, restando tra l'altro in poltrona, serve solo a tacitare la cattiva coscienza del loro servilismo filoatlantico. Costituisce un gesto di disonestà intellettuale che non fa onore al loro mestiere. Aggiungo da parte mia che siamo uomini di parte, certamente non dalla parte dei più forti, ma siamo uomini liberi e soprattutto non dobbiamo rendere conto a un padrone di quello che scriviamo o diciamo. Noi però non ci fermiamo alle esecrazioni e alla condanna, proprio perché siamo occidentali, quanta boria coloniale dentro questo termine, siamo abituati a non restare fermi al presente, ad andare oltre la soglia dell'esecrazione e della condanna. Vogliamo capire perché è accaduto quel che abbiamo sotto gli occhi, lo spettacolo che ci angoscia. Per questo solleviamo lo sguardo e cerchiamo di comprendere se non le ragioni, perlomeno le cause. Ricorriamo alla storia, l'unico antidoto contro la propaganda e la menzogna. E la storia, come ci ricorda un grande storico inglese, peraltro grande storico della classe operaia, Edward P. Thompson, è la scienza del contesto, la scienza del contesto. Senza questo sguardo sistematico di Pietro non comprendiamo la genesi dei processi. E senza questa comprensione non abbiamo gli strumenti per cercare le soluzioni. Brevemente un piccolo riassunto di cose che in gran parte si sanno, ma giova ricordarlo. Prima dell'invasione russa in Ucraina è rinata una guerra civile intermittente. Da anni il governo ucraino perseguitava in alcune aree di quel paese la popolazione russofona. Conduceva un programma apertamente razzista di ucrainizzazione con la mira di cancellare la lingua e la cultura russa. Si tratta di una realtà ignota in gran parte alla stampa europea e al ceto politico e soprattutto italiano. Ci sono stati i fatti del 2014 nel Donbass, che tutti conoscete, la cacciata di un presidente regolarmente eletto, Viktor Yanukovych, gli accordi di Minsk, eccetera. Non entro nel merito, altri probabilmente lo faranno. Ricordo questi fatti per evocare un contesto e non certo per giustificare l'invasione russa, che non si giustifica, ma per capirne le radici. Tuttavia, il contesto russo-ucraino non basta a spiegare il conflitto. Occorre alzare ancora di più lo sguardo, varcare l'Oceano Atlantico. E allora scopriamo che questa guerra è stata pazientemente ricercata dagli strateghi militari dell'amministrazione americana. Ormai lo sanno anche i bambini che gli Stati Uniti dopo l'89 hanno proseguito di fatto la guerra fredda contro il più grande paese dell'ex Unione Sovietica. La NATO a guida americana si espansa con le proprie basi militari nei paesi dell'ex patto di Varsavia, arrivando con i propri missili sino ai confini della Russia. E non l'ha fatto per proteggere quei paesi dall'orso russo, come dice certo giornalismo, ma per una mira geopolitica ben precisa. Allora, io mi limito qui, non sono proprio rivelazioni ignote, mi limito a citare alcuni brani tratti da un lungo rapporto della RAND Corporation, che è un istituto di studi strategici fondata negli Stati Uniti alla dipendenza delle forze di quel paese, che oggi è un think tank, come si dice, al servizio degli Stati Uniti, ma anche dei paesi amici. Mi limito a citare alcuni passi appunto di questo rapporto del 24 aprile del 2019. Il rapporto si intitola Overextending and Unbalancing Russia,
che io tradurrei sovraccaricare e destabilizzare la Russia. Leggo solo, diciamo, l'indice annunciato di uno dei primi capitoli. Questo capitolo descrive 6 possibili mosse degli Stati Uniti nell'attuale competizione geopolitica. Fornire armi letali all'Ucraina, riprendere il sostegno ai ribelli siriani, promuovere un cambio di regime in Russia, sfruttare la tensione armena e azera. Avete notato le passioni degli americani, la passione degli americani per i conflitti interetnici? Intensificare la tensione all'Asia centrale e isolare la Transnistria, un'enclave occupata dalla Russia all'interno della Moldavia. Intensificare la sfida alla presenza militare russa e all'operazione all'estero potrebbe avere diverse conseguenze. Potrebbe indurre la Russia a ritirarsi da alcuni di questi impegni, il che potrebbe essere una vittoria importante per gli Stati Uniti. La Crimea, l'Ucraina orientale e la Siria sono un salasso per l'orario russo e per il bilancio della difesa. Tali mosse probabilmente imporrebbero serie tensioni aggiuntive alla difesa russa e alla sua capacità economica. Sono appunto solo alcuni dei passaggi. Il rapporto è ricchissimo di indicazioni di questo genere. Una informazione: nel 2014 il Congresso ha autorizzato l'assistenza militare ed economica nell'ambito dell'Ukraine Freedom Support Act. Freedom. Quanti delitti si commettono in nome libertà. Allora, da allora fino all'anno solare, continua sempre il rapporto, fino all'anno solare 2016 gli Stati Uniti hanno fornito 600 milioni di dollari in assistenza alla sicurezza. Dunque, già dal 2014 gli Stati Uniti prendevano parte alla intermittente guerra civile in corso in Ucraina. Dal 2014 un paese che vide il trattato dell'Atlantico del Nord, così, questa è la NATO, dell'Atlantico del Nord, si trovava a operare militarmente ai confini della Russia. Allora dobbiamo cercare di capire perché. Perché operava lì operavano lì gli Stati Uniti? Per capire occorre soffermarsi e dire qualche cosa di più preciso sul più grande, sull'altro grande protagonista della guerra tra Russia e Ucraina, gli Stati Uniti per l'appunto. Il paese che esporta la democrazia nel mondo, come sapete, e che riduce alla fame la popolazione di Cuba perché non ubbidisce a Washington e appoggia l'apartheid di Israele contro il popolo palestinese. E qui io devo affermare una verità che io credo fondativa, radicale, se vogliamo afferrare il corso delle vicende geopolitiche degli ultimi 30 anni. Gli Stati Uniti hanno una necessità vitale di fare guerra, di aprire fronti di conflitto militare nei luoghi del pianeta dove si creano le possibilità, e loro sono bravissimi nel creare queste possibilità. Lo dichiariamo innanzitutto sulla base di una constatazione storica: l'invasione dell'Iraq, dell'Afghanistan, della Libia, con e senza NATO, ma anche per delle considerazioni generali. Il Pentagono è la più grande fabbrica d'armi nel pianeta, è parte di un sistema industriale, incistata nel sistema industriale. E le armi, lo sapete, sono una merce speciale, servono per uccidere uomini e donne, abbattere edifici, distruggere territori, annientare le creature selvatiche che vivono nei loro habitat. Per venderle sono necessarie le guerre, ma anche le sparatorie tra i cittadini americani. Ho letto impressionato una statistica pubblicata il 23 di maggio da Corriere della Sera. Sapete quanto sono stati nel 2020 per sparatorie? Sulla coesione sociale di questo paese, di cui dirò subito. Gli Stati Uniti hanno infatti un drammatico bisogno di nemici esterni, che sono lacerati al loro interno da crescenti disuguaglianze sociali e da un'antica risorgente questione razziale. Sono sempre più sull'orlo di una guerra civile. L'esplosione del movimento Black Lives Matter è la più recente di questi segnali, di queste rivelazioni. L'altra e contrapposta rivelazione
e l'assalto dei seguaci di Donald Trump alla sede del congresso del gennaio del 21, il primatismo bianco che esplode di tanto in tanto in isolati massacri di cittadini innocenti non è un fenomeno isolato e superficiale. Un loro esponente di spicco è diventato infatti presidente di quel paese. Gli Stati Uniti hanno bisogno di far valere la loro supremazia militare perché vedono di anno in anno decadere la loro potenza economica. Sono insidiati nell'accaparramento delle materie prime, nella produzione manifatturiera e sui mercati di esportazione dalla Cina, dall'Europa e ormai da una moltitudine di paesi emergenti. Negli ultimi 40 anni hanno subito il più vasto e drammatico processo di deindustrializzazione della loro storia, con decine di stati che hanno oggi un tasso di povertà della popolazione di almeno il 10%. Si chiama Rust Belt, la cintura della ruggine, l'insieme di questi stati. Ruggine perché è la ruggine delle fabbriche abbandonate. Gli Stati Uniti hanno un debito pubblico gigantesco. Secondo un'agenzia di trading, nel 2021 ammontava a 28.428.919 milioni di dollari. Il deficit della loro bilancia commerciale è di 1.000 miliardi di dollari. Lo pagano stampando carta, naturalmente carta verde. Il cosiddetto sogno americano è oggi per milioni di cittadini il lavoro precario e la disoccupazione intermittente. Dunque oggi gli Stati Uniti sono un gigante in declino e perciò un paese pericoloso. La loro sovrastante supremazia militare li spinge a rovesciare con le armi i rapporti di forza economica che rivedono perdenti. Ricordiamo che questo paese spende in armamenti 800 miliardi di dollari l'anno di fronte ai 60 miliardi della Russia. Per questo espansione attraverso la NATO. Dopo la guerra con la Russia sarà la volta della guerra contro la Cina. L'ossessione costante delle amministrazioni americane. Esultanza delle elite europee per l'eventuale ingresso della Finlandia e della Svezia nell'alleanza è di una cecità suicida. Ai lungimiranti strateghi che plaudono a tale scelta, rammentiamo che essa prosegue l'espansione della NATO ai confini della Russia, la stessa che ha avuto come esito l'esplosione della guerra in corso. E quanto cercavano le amministrazioni americane. Vogliamo proseguire su questa strada? È questa la via per accrescere la sicurezza dell'Europa? Dunque, in che direzione vogliamo muoverci? Oggi naturalmente dobbiamo insistere per una trattativa a oltranza che coinvolga soprattutto le Nazioni Unite e perché si giunga alla pace. Altri naturalmente affronteranno questo tema, io non mi soffermo per brevità. Ma non possiamo fermarci al presente. Occorre che l'Unione Europea abbia una politica estera autonoma, svincolata dagli interessi statunitensi del Novecento. Quella storia è finita. Tra parentesi, trovo inquietante però che il pacifismo americano non si faccia vivo in questi giorni. Perciò occorre perseguire l'obiettivo di sciogliere la NATO, è un obiettivo irrinunciabile per il futuro di pace del mondo, non solo dell'Europa. L'Unione Europea deve emanciparsi da questa che è una vera servitù militare, estenderla come vogliono fare i partiti politici contro la volontà dei propri popoli, contro l'opinione pubblica generale che essi dicono di voler rappresentare, incoraggia gli Stati Uniti sulla strada di nuove avventure imperiali. Su questa strada l'avvenire dei nostri figli e dei nostri nipoti è in pericolo. Quella a cui abbiamo assistito negli ultimi 3 mesi non ha forse precedenti nella nostra storia, forse soltanto qualcosa di simile è accaduto alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Quasi tutte le elite europee
dell'economia, della cultura, del giornalismo si sono schierate contro il volere della grande maggioranza della popolazione, si sono schierate a favore della guerra. È un'esperienza inquietante, guardate. Ci ha mostrato con quanta irresponsabilità, in preda a un servile fanatismo atlantico, le elite europee possono trascinarci in una terza guerra mondiale. Ma oggi non è più tempo di guerra, di conflitti tra stati capitalistici di diverso colore, stile, che degenerano in contrapposizioni armate. Abbiamo fatto guerra al pianeta, alla casa che abitiamo, ora dobbiamo prendercene cura. Occorre puntare a un ordine multilaterale del mondo prima che la scarsità di risorse porti alla guerra di tutti contro tutti. Avremo bisogno di una Costituzione della Terra, come quella elaborata da Luigi Ferrajoli. Lo hanno capito le nuove generazioni dei Free Days for Future. Non riescono a capirli i loro padri e nonni, rimasti con l'ottavista Novecento, senza un briciolo di preoccupazione per lo stato del pianeta, impegnati a contare soldi e a sognare nuove espansioni coloniali. Per questo, care amiche e cari amici, mandare nuove armi in Ucraina, portare come ha scelto di fare il governo italiano al 2% del PIL, poco meno di 40 miliardi, le spese in armamenti è un delitto sociale contro il popolo italiano. Occorrerà denunciarlo in ogni luogo possibile, sia lo sfinimento. Il governo e il ceto politico italiano sottraggono risorse agli ospedali, alle scuole, alla ricerca, alla cura del territorio, alle donne e ai disoccupati del sud e le impiegano in carri armati, bombe, missili destinati a uccidere cittadini innocenti nei vari angoli della terra. Da noi la scelta di guerra del Partito Democratico però costituisce un dato di netto chiarimento nello scenario politico. Rende definitivamente evidente la natura moderata e conservatrice di quel partito. Come quasi tutti i partiti esistenti in Italia e in Europa, svolge il compito di attenuare gli effetti dei poteri selvaggi del capitalismo del nostro tempo. La sua ragione politica è garantire la stabilità sociale al meccanismo di accumulazione dominante. Però questa grande mediazione tra elite e cittadini italiani ha aperto anche un varco a una possibile alternativa politica che finalmente può prendere forma anche nel nostro paese. Per questo nei prossimi mesi occorre lavorare per entrare in sintonia con la vasta area sociale contraria alla guerra che ne subirà le conseguenze più gravi, che avrà bisogno di far sentire la sua voce. Dopo la guerra ci sarà un duro dopoguerra di inflazione e di inflazione deboli. Occorre lavorare per comporre un movimento unitario. Oggi ci sono decine di manifestazioni contro il conflitto in corso, per iniziativa di singoli gruppi. È un segno di vitalità democratica, ma anche un segno di debolezza, di sfilacciamento. Dobbiamo puntare a una ricomposizione non per formare le liste elettorali, un'organizzazione nuova tutta da sperimentare. Occorre trovare forme di dialogo e di competizione con le tantissime associazioni della società civile, del volontariato, del mondo laico e del mondo cattolico che tendono viva la democrazia italiana. Nel nostro paese oggi appare drammatica l'assenza di un'altra voce che non sia quella dei partiti di governo e solo di governo, di una forza di opposizione radicale. Radicale viene da Marx, non da Marco Pannella, e vuol dire afferrare le cose alla radice, e non sta per estremista, ma per profondità di analisi necessaria a una politica efficacemente riformatrice. Un grande e radicale progetto riformatore. La scelta del Partito Democratico ormai fa parte di un luogo che mobilizza la dinamica sociale del Paese, richiede la formazione di un nuovo soggetto politico.
un'organizzazione per ripristinare la democrazia, dare voce alla multiforme realtà del lavoro, creare spazi di verità e di onestà intellettuale nel mondo dell'informazione, diventata all'opposizione a chi non ci sta, a chi non accetta l'attuale ordine ingiusto e feroce. Grazie. Grazie Piero. Io oltre a ringraziare adesso vedo che i compagni e volevo ringraziare subito Raniero tutti di voi, grandi conosceranno bene, anche perché appunto lui ha dato questa visione come costituente terra, che è un grande lavoro importante che insomma i compagni giuristi stanno facendo. Io adesso non so Roberto come devo fare. Raniero? Sì, io ci sono, ma no, si sente malissimo, la verità. Non so se voi mi ascoltate, si sente la mia voce? Raniero? Perché l'altro è ottimo, non so se voi mi sentite. Mi sentite voi? Se non diamo la parola. Pronto, pronto? Il problema è che lui dura. Non mi sentite? Sente Raniero? Non mi sento. Non mi sento. Qui l'audio non funziona, non so perché. Sento malissimo voi. Voi mi sentite? No, io non vi sento. Vi sento molto male, mi dispiace. Non so che fare. Perché... Non si sente, non si sente. Forse conviene disattivare gli audio. Disattivare gli audio. Non capisco. Daniele? Sì. Mi sentite? Mi sentite? Sì, sì. Mi sentite? Devi parlare più forte, più vicino al microfono. Io mi avvicino, però poi rimbomba. Adesso va meglio? Daniele, forse ti devi avvicinare al microfono. Posso avvicinare? Presente. Dopo si rimbomba troppo. Posso parlare? Non vi sento io. Sì, puoi parlare. Puoi parlare. Posso parlare? Allora... Vorrei dire questo, mi sembra che questa guerra si stia avvitando in se stessa. Voi sentite? Io credo che una... Aspetta, Raniero. No. No, è questo, ce l'abbiamo questa. Metti pure l'altro. Raniero, prova un po' a parlare. Io provo a parlare, speriamo che mi sentite, mi senti? No, non mi sentite. Allora non è possibile, non si può fare un ragionamento se non ci si sente. Ma noi all'esterno sentiamo, perlomeno io sento benissimo. Ma tu senti benissimo. Io sento benissimo, però... E allora se senti posso parlare. Anche io, Anche io. Allora, allora posso... Allora vorrei dire che mi sembra che ci sia un errore, come dire, ermeneutico, un'interpretazione sbagliata di questa guerra, che dipende anche dalla narrazione univoca, ideologica, settaria, che è presente in tutti i media di cui noi disponiamo. Cioè si sta assistendo a questa guerra come se fosse una replica calda della guerra fredda. Cioè come se la Russia fosse ancora l'Unione Sovietica e Putin fosse in qualche modo un Khrushchev peggiorato. E si sta vivendo questa guerra come una guerra dell'Occidente buono, che saremmo noi,
contro l'Oriente guidato dalla Russia, che sarebbe il male, che sarebbe ancora il vecchio impero del male, che sarebbe ancora la coalizione degli stati canaglia che gli Stati Uniti hanno messo all'indice e hanno combattuto anche con guerre terribili. Allora io penso che noi dobbiamo superare questa idea della guerra, perché non è affatto questo che sta avvenendo. Quello che sta avvenendo è una guerra civile europea. Come voi sapete, molti storici hanno interpretato tutte le guerre del Novecento come guerre civili. E in fondo avevano ragione, perché le guerre combattute in Europa sono guerre civili. Io aggiungerei che qualunque guerra è una guerra civile se si concepisce il mondo come un mondo unito, come una terra di tutti, e se si concepisce l'umanità come un'unica grande comunità umana. E allora tutte le guerre sono guerre civili. Però lasciamo stare questa, diciamo, visione un po' ottimistica che è contraddetta dalla cultura occidentale, dalla cultura di Carl Schmitt, che ritiene indispensabile il nemico, la cultura di Hegel, che identifica il nemico con l'estraneo, col diverso. Restiamo alla realtà che in qualche modo può essere accettata. Cioè l'Europa, tanto più adesso che si è unita, è una comunità di popoli simili, di popoli affini. Vorrei aggiungere, vorrei azzardare a dire una comunità di popoli fratelli. E allora, se c'è una guerra in Europa, è una guerra tra fratelli, è una guerra civile, e tanto più è una guerra tra la Russia e l'Ucraina, che sono veramente fratelli, perché l'Ucraina è la madre della Russia, perché il cristianesimo alla Russia è venuto da Kiev e perché i due popoli essi stessi si riconoscono come fratelli. Allora il dramma è che quanto più i nemici sono fratelli, tanto più hanno bisogno di odiarsi, hanno bisogno di contrapporsi, hanno bisogno di radicalizzare il loro conflitto. E questo vale tanto più per l'Ucraina, perché se è vero, come dice la cultura dell'Occidente, che un popolo realizza la propria esistenza politica nella misura in cui prende coscienza della propria diversità e prende coscienza di avere un nemico, allora per l'Ucraina questo bisogno di affermare una propria esistenza politica autonoma, una propria identità politica, è molto maggiore di quanto non lo sia per la Russia, che la sua identità politica l'ha sempre avuta. Da 400 anni in qua la Russia è sempre stata un'entità politica di grande portata, di grande significato in Europa. L'Ucraina questa identità politica non ce l'ha, se la deve far riconoscere, ed è per questo che è tanto più accanita nella guerra. Ha bisogno di odiare, per così dire, di più di quanto essa stessa non sia odiata dal suo nemico. E questo spiega anche perché l'Ucraina, e in particolare quel signore che la presiede in questo modo così, diciamo, ostentato e così spettacolare, ha bisogno di ostentare e massimizzare la guerra. Tutti devono essere coinvolti in questa guerra, perché l'Ucraina ha bisogno, attraverso questa guerra, di affermare la propria sovranità, la propria identità, la propria indipendenza. E credo che la irresponsabilità degli attuali governanti dell'Ucraina consista nel fatto che per ottenere questo risultato hanno gettato il loro popolo nella fornace, hanno gettato il loro popolo nella disgrazia, nella sciagura, nella guerra, nella distruzione delle case, nell'esilio.
e non solo stanno facendo questo i governanti dell'Ucraina, ma sempre per questo bisogno di affermare le ragioni della guerra, non temono, coinvolgendo gli altri anche nelle dirette televisive, non temono il rischio che questa guerra, da guerra civile europea, possa diventare una guerra civile mondiale. Questo per quanto riguarda il rapporto tra l'Ucraina e la Russia. Però c'è il problema che di mezzo c'è la NATO, c'è gli Stati Uniti, ci sono gli Stati Uniti che gestiscono di fatto questa guerra. Le principali azioni militari dell'Ucraina sono dirette dagli esperti, dagli strateghi dell'Occidente, dagli strateghi della NATO. Le armi sono quelle della NATO, sono quelle che noi abbiamo mandato come membri della NATO all'Ucraina. E quindi c'è il rischio che questa guerra diventi una guerra civile mondiale. E tanto più questa è una guerra civile, perché anche la NATO è in qualche modo una comunità di fratelli, anche se sono fratelli in armi, sono fratelli d'arme, ed è dentro questa realtà che combatte la guerra. Allora io penso che è molto importante che noi smascheriamo questa natura di guerra civile. Perché? Perché solo attraverso questo smascheramento possiamo sperare di portare i fratelli nemici a riconoscersi non più come nemici, ma come fratelli, trovare le ragioni dell'intesa, trovare le ragioni di vivere insieme e non di distruggersi gli uni con gli altri. E questo vale sia per ucraini e russi, ma anche per l'Europa, che deve ritrovare la propria unità, non solo con questa sua piccola costola ucraina, ma anche con la grande sorella che è la Russia. Noi non possiamo pensare a un futuro in cui la Russia è ridotta come paria, la Russia è esclusa, la Russia è balcanizzata, la Russia non deve far parte del mondo civile, la Russia non deve né comprare né vendere, come si dice nell'Apocalisse, cioè non deve vivere. Non è possibile che noi pensiamo un futuro senza e contro la Russia. Non è possibile che pensiamo un futuro senza e contro gli Stati Uniti. Non è possibile che noi pensiamo un futuro senza e contro la Cina. Quindi questa narrazione, che è anche quella che appartiene agli interpreti, agli analisti, se voi leggete le diverse edizioni di Limes, che sono dei grandi e informati analisti, vi raccontano questo. Dal loro punto di vista hanno ragione, perché c'è una possibilità che questa guerra sia veramente la guerra che è raccontata da loro. Ma se la guerra è quella raccontata da loro, non c'è futuro per i figli, per i nipoti, per le future generazioni, non c'è un futuro per la terra, non c'è un futuro per il mondo. Dobbiamo occuparci di altro, dobbiamo salvare dal punto di vista ecologico la terra, salvare la convivenza, salvare il clima. Questo dobbiamo fare. Non possiamo accettare questa rappresentazione del mondo come di un mondo che sta combattendo l'ultima partita per il dominio mondiale dell'uno o dell'altro, perché in questo modo un mondo che è un mondo veramente di uomini simili, fratelli gli uni agli altri, diventa un mondo impossibile a vivere, diventa un mondo di nemici, diventa un mondo di fratelli nemici, che quanto più sono fratelli, tanto più sono nemici. Non so se si è sentito quello che ho detto, spero. Sì, abbastanza, Raniero. Grazie. Grazie del contributo. Speriamo di fare altri incontri con la partecipazione tua. Allora, adesso do la parola a Jana Hem, che ho pronunciato bene il nome, che è una compagna deputata della componente Manifesta, che è una componente all'interno del gruppo misto. Doveva intervenire Simona, che è qui con noi, ma interviene invece Jana Hem, va bene? No, c'è problema. Aspetta, facciamo così, guarda. Jana, ti metti qua, vediamo questo coso, così ti vedi tutta Italia, che riesci anche nel mondo.
oggi della pace e contro anche alcune scelte. E così ho un po' preparato un bellissimo intervento su quanto riguarda appunto quello che accade anche con il governo, quello che accade in Parlamento e quello per il quale ci stiamo battendo appunto in Parlamento contro questa guerra per la pace. Io vorrei partire proprio contro quello che riguarda il partito della guerra. Io vorrei anzi aumentarlo contro i partiti della guerra. Di fatto in questi mesi abbiamo visto che paradossalmente la maggioranza ha votato più volte in Parlamento compattamente per quanto riguarda l'aumento della spesa militare, il riarmo per l'invio di armamenti letali in Ucraina e quindi di fatto prende una scelta collettiva di responsabilità per quanto riguarda appunto la questione di questa guerra accelerata e devastante. Due appuntamenti molto importanti che vorrei ricordare brevemente. La prima che riguardava il primo di marzo, siamo ormai a 3 mesi quindi di guerra, il primo di marzo Manifesta presentò una risoluzione nel quale chiese molto chiaramente al governo e chiese di impegnare il governo affinché potesse essere un immediato cessato il fuoco nel fu altresì, questo è importante ricordare perché poi è ricorrente, torna in auge, di fare di fatto, di essere promotori qui in Italia di una conferenza di pace, quindi potesse essere l'Italia il paese del dialogo, del negoziato, che aveva storicamente sempre avuto di fatto questa volta con questa scelta scellerata per noi di inviare armi, di fatto lo ha disatteso. Quindi risoluzione il primo di marzo, 3 mesi fa, totalmente bocciata. Il secondo appuntamento importante, anche lì parliamo di partiti della guerra, e cioè quello del 19 marzo, quando si decise di fatto, con un ordine del giorno, non soltanto di aumentare la spesa militare al 9% del PIL, e quindi di aumentare oltre 23 miliardi di altri 14 miliardi di euro per il riarmo, ma anche per quanto riguarda appunto decisioni come, io voglio ricordare stasera qua, quello che riguarda le costruzioni di basi militari nuove. Domani saremo a Coltano dove vogliono costruire una base militare di 70 ettari, 190 milioni, in mezzo a un parco naturale, fondi del PNRR, tutto quanto riguarda di fatto l'aumento verso un riarmo, verso spese in questo senso e magari a discapito di altri. Questo voglio ricordare perché di fatto quel voto insieme alla rete ucraina nel quale venne votato molto chiaramente che si inviò armi, che si voleva riarmo, lo hanno votato tutti i partiti della maggioranza e compattamente. Ora siamo contenti che dopo 3 mesi di purtroppo guerra feroce qualche partito sta ricredendo, ma noi di fatto vogliamo ricordare che quella scelta del 19 marzo ha comportato che il governo avesse il mandato di non dover più ripassare dal Parlamento. Quindi abbiamo visto decreti interministeriali con altri invii di armi, con armi pesanti, andare avanti senza nemmeno essere più consultati. E su questo la responsabilità è di tutta la maggioranza. Contro il governo della guerra, e anche lì voglio ricordare che il governo in questo caso, per me, per noi, ha fatto, possiamo dire, poco o niente, anzi, ha fatto di tutto per peggiorare la nostra posizione. Io voglio ricordare che l'Italia costituzionalmente ripudia la guerra. Quello era un punto cardine su cui dovevamo essere fermi, fare in modo che noi potevamo essere promotori di un negoziato e di un dialogo. Quello che è successo non soltanto è stato essere promotori come tale, come governo, di entrare in guerra, di mandare armi letali, ma anche di fare altresì al contempo degli accordi scellerati. Io voglio ricordare gli accordi fatti con altre dittature per l'approvvigionamento del gas. Abbiamo fatto per contrastare e per differenziare il nostro gas russo accordi con il Congo, con l'Angola, con l'Algeria, con l'Egitto, tutti paesi che sono ovviamente non propriamente democratici, ricordiamocelo. Altri accordi sono stati fatti con il discorso appunto di fare in modo che possa essere magari qualche occhio chiuso, per esempio quella con Turchia, che sul discorso della NATO ha detto noi vogliamo più armi e vogliamo un occhio chiuso con la questione curda. Io voglio vedere in questi giorni, qui c'è il bombardamento da parte dei turchi verso Kobane, verso
quello che è chiuso per gli altri conflitti. Io vorrei ricordare, nonostante l'importanza e l'atrocità di questo conflitto russo-ucraino, che in questo momento preciso sono attivi. Importanti. L'Afghanistan, soltanto 8 mesi fa stavamo ricordando, promettendo di tutto l'Afghanistan affinché potesse essere accoglienza, affinché potesse essere aiuto, ce ne siamo di fatto dimenticati. La Palestina, siamo appena reduci di una missione in Palestina, abbiamo visto e incontrato sia la società civile che tutta la questione sui diritti umani, ed è un conflitto da 70 anni che vede calpestare ogni singolo giorno il diritto internazionale, i diritti umani. E anche lì il fatto, appunto, che di questi conflitti ovviamente nessuno ne parla. Lo dicevo ieri in una trasmissione, appunto, di Battista, diceva la maggioranza è riuscita in 3 mesi a diventare tutta ucraina, ma per essere a favore della Palestina, evidentemente in 70 anni non ci siamo riusciti. È per me devastante vedere che di fatto di tutta l'altra parte del mondo, non importa niente a nessuno, per questo conflitto ci siamo in parte. Anche gli investimenti sul riarmo, voglio ricordare, sono stati fatti gli investimenti su tutti i fronti, mentre nel mentre sono stati tagliati i fondi su altri parti. Il DEF ha visto tagliare 1 punto percentuale del PIL alla sanità, 0.5 punto percentuale all'istruzione, e di fatto anche sul fronte del lavoro, sul precariato, non ho fatto niente. Il salario minimo è lì ancora che aspetta, che risposta invece in questo momento l'unica priorità che sembra esserci da parte del governo e anche il silenzio da parte di altri partiti di maggioranza è quella appunto della sicurezza e del riarmo. Ultimo punto, contro l'economia di guerra. Questo è un altro punto ovviamente molto importante, perché forse dobbiamo ricordare che le armi sono ovviamente un business estremamente redditizio, è un investimento anche molto importante per l'Italia. Ovviamente non possiamo dimenticare forse che quando appunto ci sono gli arsenali pieni di armi, in qualche modo devono essere usati, quindi non essere venduti, e di fatto quindi si è visto che su questo ovviamente c'è anche lì chiuso un occhio, anche se lì c'è anche lì una legge 5 del 90 che dice espressamente che non si può inviare armi in paesi in conflitto, e di fatto con la dichiarazione del stato di emergenza si è di fatto derogato a questa legge. E voglio ricordare in conclusione proprio oggi, in questi giorni, che il capo dell'agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione di polizia, l'Europol, il capo è Catherine De Bolle, ha avvertito in un'intervista proprio questa questione delle armi, dell'export di armi che vengono appunto inviati ma che non sappiamo dove vanno a finire. Anzi, ha proprio ricordato di come ci sia il pericolo che queste armi fornite dall'Occidente in Ucraina possono cadere in mani sbagliate. E già ne abbiamo comunque la riprova che di fatto tante di quelle armi non sono neanche mai arrivate a destinazione, anzi sono state prese per poi essere spostate o sul fronte terrorismo o sul fronte di altri conflitti di Israele. Io vorrei concludere quindi dicendo che è molto importante essere, tenere gli occhi aperti, ma soprattutto fare in modo che a questo governo di guerra, a questi partiti di guerra, a questa economia di guerra, la pace deve e può essere l'unica via possibile, e deve essere in modo che vi sia una risposta anche ai cittadini che in maggioranza chiedono di fatto che la pace debba tornare, deve essere la prima priorità. Noi come Manifesta ci lavoriamo ovviamente anche insieme agli amici di Potere al Popolo, di Fondazione, di Dema, per fare in modo che possa essere convergenza, anche con gli appelli, vi lascio, lo ringrazio, perché questi appelli sono importanti, la cittadinanza deve tornare ad avere rappresentanza. Noi ci lavoriamo ovviamente incessantemente, è importante che, almeno voi sappiate stasera, che noi ci siamo, ma è importante che siamo tutti uniti e convergiamo insieme per la pace. Grazie. Grazie Iana, grazie per l'intervento e soprattutto auguri al vostro lavoro all'interno della... Scusa una... della non proliferazione, c'è l'importanza di distinguere tra il trattato di non proliferazione e invece quello che riguarda il disarmo.
Mentre nel primo noi siamo già firmatari, nel secondo invece c'è un impegno, maggior ragione, importante, che ha visto, questo è un dato importante, quindi ringrazio molto per la domanda, proprio una risoluzione in Commissione Affari Esteri di cui faccio parte, che è la prima firma Laura Boldrini che io ho confermato e che ho quindi sostenuto e portato avanti, che è stata tra l'altro approvata a larga maggioranza, che chiedeva sia l'impegno ovviamente generale da parte del governo dell'Italia di impegnarsi sul fronte del disarmo nucleare, ma altresì una data molto importante, cioè quella del 22 di giugno, nel quale vi è la prima conferenza e nel quale alcuni stati membri dell'Unione Europea e della NATO partecipano. Noi abbiamo chiesto con un impegno molto chiaro che l'Italia ne faccia parte. Questo impegno è stato accolto, ovviamente questo non dà la certezza che l'Italia poi di fatto alla fine parteciperà, ma è almeno un primo passo molto concreto sul fatto che sia un impegno che il Parlamento ha posto al governo per farsi contatto anche con Rete Pace Disarmo, con altre organizzazioni che lavorano su questo fronte, e è stato molto utile anche capire e vedere che questo impegno è una soluzione. Si possa lavorare e pressare e spingere affinché l'Italia sia presente. Noi anche su questo siamo estremamente attenti, perché di fatto diventa un primo momento molto importante, un primo passo molto importante, e se l'Italia è presente. Proveremo a tenervi aggiornati anche su questo, faremo tutto il possibile. Noi ci siamo comunque come si da fare su questo punto, ci battagliamo. Grazie, scusate compagni, siccome dobbiamo riuscire a far intervenire tutti, con alcuni compagni e compagne che hanno problemi, sia perché sono in collegamento, sia perché devono andare via. Allora, se c'è in sala, non vedo Paolo Ferrero, se vuole intervenire. Scusa Paolo, non ti avevo visto. E poi Ida, se mi senti in collegamento dopo. Va bene, Ida? Ho chiamato Roberto, scusami. Va bene, dallo sguardo mi sembra che... Prego Paolo. Benissimo, sì. Ciao a tutti e a tutte, grazie per questo gentile invito. Poche cose. La prima è questa, io penso che concettualmente dovremmo iniziare a pensare quella che stiamo vivendo non come quella di una guerra, ma come due guerre. Penso che c'è una guerra in larga parte regionale che è stata criminalmente messa in piedi da Putin, e penso che quella guerra giustamente abbiamo chiesto che si potesse fermare con una trattativa. E invece che provare a fermare quella guerra con una trattativa, l'Occidente, segnatamente gli Stati Uniti, hanno deciso di usare quella guerra, mi verrebbe a dire la scusa di quella guerra, per scatenare un'altra guerra, che è a tutti gli effetti l'inizio della Terza Guerra Mondiale, nel senso che prevede, mi pare, un'escalation continua sull'Ucraina. Non sfugge a nessuno, penso, che una guerra con una potenza nucleare non possa essere vinta, perché una guerra con una potenza nucleare, se va avanti, finisce con una guerra nucleare. Non è che può succedere tanto d'altro, salvo pensare che sia semplicemente Putin il problema e non invece un elemento sistemico maggiore. Quindi da un lato c'è il tentativo, diciamocela, il tentativo di trasformare l'Ucraina in una sorta di Afghanistan europeo con... qualsiasi cosa si tocca, si rischia, e quindi di trasformare l'Afghanistan europeo. Secondo obiettivo, già in larga parte realizzato, è il suicidio dell'Europa, perché l'Unione Europea si è tecnicamente suicidata in questa vicenda, non ha fatto valere, nemmeno le classi dominanti europee non hanno fatto valere i propri interessi geopolitici, si sono arruolati in una guerra contro di sé, perché quello che sta accadendo è la subalternità anche economica e
strategica dell'Europa e degli Stati Uniti, che rompe il rapporto, quello che è un suo legame storico, tra virgolette, naturale. E in terzo luogo, penso che questa guerra mondiale, lo si vede sulle questioni di Taiwan, sia legato a un punto specifico, e cioè dentro la crisi della globalizzazione, dentro il venir meno del ruolo di primazia unipolare degli Stati Uniti, che non ha più ragione di esistere per rapporti economici, tecnologici, di scambi commerciali e quant'altro, il tentativo degli Stati Uniti di ripristinare questo dominio per via militare. Questo a me sembra. Lo stesso utilizzo della NATO, che si è riunita due volte da quando è cominciata la guerra in Ucraina, sempre avendo anche presenti i ministri degli esteri dell'Australia, della Corea del Sud, della Nuova Zelanda, del Giappone, e sempre avendo all'ordine del giorno sia la lotta contro la Russia. Come avversario strategico, cioè la NATO che formalmente, non solo sostanzialmente, passa da essere un organismo difensivo ex guerra fredda, viene reinventata come organismo offensivo nel nuovo ordine mondiale, che come dice Biden ci sarà e dovremmo governarlo noi, questo a me sembra la cosa. Quindi io penso che sono due conflitti e che il secondo ha potenzialità distruttive totali. E quindi credo che dobbiamo costruire un movimento della pace che secondo me è in una difficoltà, perché abbiamo un elemento molto positivo, che è che le opinioni pubbliche, segnatamente quella italiana e progressivamente anche quella tedesca e francese, c'è un miglioramento da questo punto di vista, tendono ad essere contro l'escalation, contro la fornitura di armi, a favore della trattativa. C'è una difficoltà a trasformare questa opinione in una forza politica. Questo è un punto decisivo. Secondo, c'è una difficoltà a comprendere che il problema non è solo come fermare la guerra lì, ma è di porre il tema a livello mondiale di come si esce da questa crisi con un mondo plurale, multipolare, perché non è buono il mondo governato unilateralmente dagli Stati Uniti. Fatemi dire che non è buono il mondo nemmeno spaccato in due, con Stati Uniti ed Europa da una parte e Russia e Cina dall'altra. Non è un bel mondo da vedere. Non sarebbe un mondo che fa la lotta al cambio climatico. Farebbe come l'Europa, che pur di tirar via il gas russo, brucia carbone e gas di scisto che è più inquinante del carbone. E avanti così. Quindi io penso che c'è una battaglia per fermare la battaglia. C'è una pace, mi avrebbe tirato le orecchie. C'è una lotta per fermare la guerra attraverso la trattativa e evitare l'escalation. E c'è una lotta più generale che ponga il problema della cooperazione a livello internazionale di un mondo multipolare, perché altrimenti non riusciamo in qualsiasi modo, perché la soluzione è già sancita. L'ultimo punto è che credo che dovremmo riuscire a intrecciare questa la lotta generale con la difesa degli interessi materiali delle classi subalterne, perché questa guerra inizia ad avere e avrà più pesantemente effetti negativi sul piano economico e sul piano sociale. Noi dobbiamo evitare di avere un pacifismo con la puzza sotto il naso, che essendo un pacifismo di tipo più etico, morale, penso alla gente come me che ha fatto l'obiettore di coscienza di giovane e quant'altro, guarda con un certo distacco coloro che subiscono gli effetti negativi sul piano economico e sociale della guerra e che non hanno questa coscienza pacifista generale. Io penso che il nostro problema è mettere insieme il no alla guerra per ragioni etico-morali col no alla guerra per ragioni bassamente fatto una rivoluzione dicendo pace e terra ai contadini. Le due cose stavano assieme. Io penso che oggi abbiamo un problema simile. E quindi di riuscire a tenere assieme la questione sociale in termini stretti con la questione ideale. Finisco. L'ultima battuta venne posta da Bevilacqua, specificamente da Maurizio. Il tema della costruzione di una soggettività politica. Su questo io penso che sia corretto
che il tema di come costruiamo una coalizione, chiamiamola come vogliamo, tipo, diciamo, no? Una cosa che riesca a partire dal no alla guerra a declinarsi sui vari terreni è il problema fondamentale. Questo processo, penso io, per essere credibile deve riuscire a essere visibile, cioè essere dichiarato, a essere dichiarato nel suo profilo politico generale, penso io di alternativa ai poli politici esistenti, nel suo profilo di funzionamento, cioè deve essere chiaramente democratico e partecipato, in modo che coloro a cui ci rivolgiamo possano pensare di partecipare ad un processo politico che non è di proprietà di qualcuno, ma che è proposto per sua natura da qualcuno, non può essere proposto da tutti insieme. Ci deve essere qualcuno che lo propone, ma che nell'atto di venire, di essere proposto, questo si deve, come dire, in qualche posizione del fatto che il processo di costruzione lo trasformi, lo cambi e lo costituisca effettivamente. Questo a me sembra la scommessa che abbiamo, secondo me i tempi sono assolutamente maturi per proporre la proposta, mettiamola così, bisogna fare una bella operazione che nessuno si sente escluso anche nella proposizione, ma poi va fatto un grande processo, perché penso che quella metà della popolazione italiana che ha delle idee giuste sulla guerra e anche su altro, deve trovare il modo di costituirsi come fatto totale politico. Grazie Paolo. Adesso Ida si può collegarsi, intervenire Ida Domiani, poi dopo c'è Luigi De Magistri e poi Laura Marchetti, se è in sala perché non la vedo, non la vedo. Oh, se siete d'accordo, questo è l'ordine dei prossimi tre interventi e poi dirò gli altri. Ida? Sì, grazie, grazie di questo invito. Io sono qui in posizione, diciamo, ecumenica. Penso che vada superata la frammentazione del già ristretto fronte pacifista. Cerco quindi di partecipare a livello personale, anche come esponente del Centro Studi per la Riforma dello Stato, a tutte le occasioni di dibattito in modo il più possibile unitario. Dunque, io vorrei in questo intervento mettere a fuoco più di quanto sia stato fatto finora le responsabilità. Però se Romano, se Raniero parla al telefono, no. Devi spegnere l'audio, Raniero. Dunque, vorrei spostare l'asse del discorso più sull'Unione Europea di quanto non sia stato fatto finora, perché penso che le responsabilità degli Stati Uniti in questa situazione siano evidenti, ma non siano assolutamente le uniche in Occidente. Però parto da un altro punto e parto dal fatto che a me questa sembra una guerra senza sinistra. Non c'è sinistra europea, ce n'è ancora meno in Russia e in Ucraina, e quella che c'è in Russia e in Ucraina ci raccomanda di non vedere le cose solo da un punto di vista occidentale. Lo chiamano westplaining, si ribellano a questo westplaining, quindi anche a un'interpretazione tutta ed esclusivamente in chiave NATO, nella chiave appunto delle responsabilità americane, perché invece in quel pezzo di mondo l'incubo, diciamo, regime autoritario e neo-imperiale russo è molto forte, e questo penso che ci debba far riflettere. Aggiungo che qui da noi in Italia, ma anche in Europa, la sinistra in tutte le sue versioni, da quella moderata a quella radicale, si è occupata pochissimo del post-sovietico, dell'intreccio di capitalismo neoliberale e sovranismo tradizionalista che si è sviluppato in Russia, e anche dell'intreccio tra desiderio di Europa
e risentimento nazionalista che si è sviluppato in alcuni paesi dell'ex Unione Sovietica. Questo fa sì che, che non ci sia una posizione forte, diciamo, di una sinistra pacifista in questo momento in Europa. Ora, io temo anch'io, come è stato già detto, che non sia del tutto chiara la posta in gioco e il carattere costituente di questa guerra, che non è soltanto una guerra tra Russia e Ucraina, con tutti i precedenti storici già ricordati da Piero, e secondo me la posta in gioco è la fine dell'ordine internazionale costruito dopo la Seconda Guerra Mondiale sulla base del diritto internazionale, peraltro già messo a dura prova dalle guerre americane di inizio millennio del post 11 settembre, ed è una sfida all'ordine mondiale successivo all'89 a guida occidentale. Sfida però lanciata da Putin, guardate. Cioè non è che Putin sta facendo, lo dico a Paolo che mi ha preceduto, io sono d'accordo che ci sono due guerre, ma non è che Putin fa la guerra regionale e l'Occidente fa la guerra mondiale, non è così, perché la sfida all'ordine mondiale successivo all'89 l'ha lanciata Putin, e basta leggere i suoi discorsi di inizio della guerra o quello che ha fatto il 9 di maggio. L'ha lanciata, purtroppo l'ha lanciata facendo a sua volta una guerra e quindi trasformando in torti anche le ragioni che pure aveva nello sfidare quell'ordine. Ora, quindi, che cosa si confronta in questo momento? Io non credo che si confrontino, diciamo, due imperialismi, si confrontano invece, secondo me, ma posso sbagliare, che non ho nessuna certezza, mi pare che si confrontino da un lato la governance neoliberale della globalizzazione assunta dai paesi occidentali e democratici da una parte, e il sovranismo spettrale dei perdenti della guerra fredda e della globalizzazione stessa. Io dico che è un sovranismo spettrale perché è relativamente impotente. Io non penso che la Russia di Putin sia così potente come viene dipinta dalla televisione, che è una società che esce perdente da quello che è successo dopo l'89 e anche dal modo assolutamente incauto in cui ha abbracciato l'ordine del mercato. Quindi la tradizione non è fra due imperi, è fra globalizzazione da una parte e crampo sovranista. Per favore chiudete l'audio. Chiudete i microfoni. È qualcosa che si può combattere solo con pratiche e alleanze transnazionali fra tutte le vittime di questa guerra, che sono tantissime. Le vittime di questa guerra sono naturalmente gli ucraini e le ucraine, sono i russi che sentono e le russe, la resistenza, l'opposizione femminista in Russia è l'unica cosa che si sente veramente, che pesa veramente, sia pure quanto può pesare in un paese di quel genere. Sono i profughi e soprattutto le poche che fanno esodo dall'Ucraina, sono tutte le vittime economiche dell'economia di guerra che ci coinvolge tutti e tutte, e più di noi coinvolgerà paesi più poveri di noi. Sono i profughi interni, diciamo, alle società occidentali che arrivano a questa guerra provati a loro volta da una crisi interna fortissima, economica e politica, perché le nostre democrazie, e questo è il punto, non sono in uno stato di buona salute. Ciò che rende la narrativa dominante di questa guerra come guerra tra il futuro sempre glorioso delle democrazie e il destino oscuro delle autocrazie, una narrativa fallace. Le nostre democrazie sono in crisi profonda, questo vale per l'Europa, vale anche per gli Stati Uniti,
È vero che la Russia non è più la Russia, non è l'Unione Sovietica, è anche vero che l'America di oggi, che gli Stati Uniti di oggi non sono gli Stati Uniti del secolo americano, sono gli Stati Uniti della fine del secolo americano, attraversati da faglie interne pericolosissime. Ricordatevi quello che dicevamo soltanto un anno e mezzo fa, dopo l'assalto a Capitol Hill. Dunque, la narrativa della guerra della democrazia contro l'autocrazia, che riproduce e ricalca la tesi dello scontro di civiltà tra democrazia e fondamentalismi delle guerre successive all'11 settembre, è una narrativa che non funziona, non solo per l'ovvia ragione, diciamo, che come si è visto in questi giorni con gli autocrati, quando ci conviene noi facciamo dei bei patti, no? Come sta succedendo con Erdogan, eccetera, ma perché se da un lato è vero che la peggiore democrazia è meglio della migliore autocrazia, purtroppo è anche vero che le nostre democrazie sono attraversate da derive di verticalizzazione del potere, di spoliticizzazione, di abbassamento dei diritti, di crisi della rappresentanza, di forme di autoritarismo che non sono purtroppo monopolio solo dei regimi autocratici. Ora, io penso, differentemente da alcuni interventi, che le responsabilità europee in questa situazione che si è creata siano fortissime, se possibile perfino più gravi di quelle degli Stati Uniti, che pure io riconosco. Io, sapete, per combinazione ho lavorato negli Stati Uniti nell'anno di Euromaidan e della Crimea, e quindi ho visto con i miei occhi come gli Stati Uniti e un certo establishment di cui faceva parte la Newland, eccetera, ha seguito ed egemonizzato quei fatti. Sono perfettamente consapevole delle responsabilità americane nella vicenda ucraina, però penso che stavolta la principale responsabilità sia europea in quello che sta accadendo, perché l'Europa ha perseguito un progetto di allargamento dell'Unione, lasciamo perdere la NATO, dell'Unione Europea, diciamo includendo i paesi del centro Europa e dell'est Europa nel mercato e non sorvegliando in alcun modo, distraendosi completamente dai processi politici che attraversavano quelle società e quei paesi, distraendosi completamente dalla delusione che quei paesi hanno provato nei confronti dell'ingresso nell'Unione Europea, dal risentimento nazionalista che si è sviluppato, dai populismi, dai sovranismi, eccetera, eccetera, che si sono sviluppati in quei paesi. Ed è l'Europa che si è fatta risucchiare in un allineamento neoatlantista che ha completamente sconfitto la visione che voleva un'Europa ponte tra Ovest ed Est, che oggi colpevolizza infatti anche la Merkel, che dovrebbe essere ringraziata per la politica che ha fatto, e invece, come sappiamo, viene costantemente messa sotto accusa per avere perseguito un tipo di politica aperta verso l'est e verso l'Asia. È l'Europa dunque che non è riuscita a costituirsi come ponte, diciamo, tra ovest ed est, e che oggi, identificandosi con l'Ucraina, che è una cosa diversa dal solidarizzare, io penso che la solidarietà all'Ucraina sia assolutamente dovuta, mentre penso che l'identificazione con l'Ucraina sia sbagliata. È diversa la solidarietà, identificandosi totalmente con l'Ucraina, oggi si trova impossibilitata a svolgere un ruolo di mediazione e di negoziazione e rischia di restare stritolata. Io ho sentito moltissime cose che condivido sui rischi di questa guerra, non ho sentito però granché sul rischio che corre l'Unione Europea di essere veramente stritolata. Perciò io penso che dobbiamo ripartire da qui, da un'assunzione di responsabilità come europei e come sinistra europea, da ricostruire in una prospettiva appunto multipolare e di coesistenza pacifica, come si sarebbe detto un tempo, diciamo,
che si è completamente persa e rischia con questa guerra invece di restare ingoiata da una prospettiva neobellicista. Grazie. Grazie Ida, ti inviteremo ad altri incontri di discussione anche su altri temi. Adesso do la parola a Luigi De Magistri, poi c'è Laura Marchetti e poi Beatrice Gamberini che poteva poco. Lorenzo non la vedo. Stanno facendo un lavoro importante, voglio ricordare l'assemblea sul fisco, quella dell'agricoltura l'altro giorno in Calabria che era anche presente, oggi questa. Non ritorno sulle argomentazioni che ho ascoltato, che le condivido praticamente tutte, e quindi direi che noi oggi dobbiamo provare a vedere che cosa possiamo fare per aggredire democraticamente questa situazione. La prima, credo che dobbiamo nei prossimi giorni mettere in campo con maggiore forza a livello di opinione pubblica quello che le deputate hanno fatto in Parlamento, come ha illustrato poco fa Iana, rappresentare al Paese quale può essere una proposta per uscire da questa situazione. Perché credo che la maggioranza degli italiani, nonostante una propaganda forte, sono sulle nostre posizioni. E noi non possiamo accettare che oggi testimoni, paladini, ingannatori di queste posizioni sono governanti che saltano da una parte all'altra per ragioni like, per ragioni strumentali, per ragioni elettorali. Basta vedere le posizioni da Salvini a Conte, ma anche qualcun altro, che hanno operato fatti in una direzione che è stata illustrata prima in Parlamento, ma vanno nelle televisioni a raccontare che loro sono l'ala pacifista del draghismo. Non esiste l'ala pacifista del draghismo. E noi l'abbiamo rappresentata dall'inizio, e quindi una proposta del governo. Se noi chiediamo semplicemente a Putin di ritirarsi, non serve a niente, perché Putin, come avete detto e come è stato detto, ha iniziato una guerra, non si ritirerà in maniera unilaterale. Quindi la proposta di mediazione significa di mettere sul tavolo, che ne so, cessate il fuoco, stop, invio delle armi, inizio della conferenza di pace, inizio del ritiro, stop all'allargamento della NATO, stop alle sanzioni, piano per la ricostruzione dell'Ucraina, stop all'ingresso dell'Unione Europea. Potrei fare altri esempi. Questo significa mediare, significa dare autonomia alla Crimea, al Donbass, e non dire una falsa lista. Un giorno dice la Crimea non mi interessa, l'altro giorno dice no, la Crimea ce la riprendiamo. Non funziona. Credo che noi dobbiamo avanzare su questo, perché l'Unione Europea non lo farà, perché l'Unione Europea è in guerra. Io considero anche questo un danno del possibile allargamento del conflitto. Il conflitto è già nel momento in cui la NATO e gli Stati Uniti e l'Occidente mandano missili a medio raggio e fanno sanzioni del calibro di quelle che stanno applicando, scusate, ma che cos'è? Non capite? È un gioco a tre sette? Stiamo giocando sulla PlayStation, stiamo facendo un gioco. Io credo che è una guerra diversa, chiaramente. Non stiamo ancora con i nostri soldati, ma è una guerra. E non sappiamo questa guerra quando si ferma. Però oggi la parte finale, la seconda parte breve del mio intervento, la voglio fare sul fatto che noi dobbiamo mettere in campo una proposta che non è solo una proposta politica pacifista e quella che stiamo rappresentando bene. Credo che la nostra immaginazione, la nostra visione, il nostro sogno realistico è quello finalmente di mettere in campo una proposta alternativa a un capitalismo senile che sta crollando, alle politiche liberiste, turbocapitaliste, perché attenzione, questa escalation è tipica di chi sta in difficoltà e deve iniettare un ricostituente tossico per rimanere in vita.
Cioè, se noi pensiamo di uscire da questa crisi economica, ambientale, sociale, guerra, affidando ai dottori politici che ci hanno portato sull'orlo dell'abisso climatico, è come se noi ci stiamo consegnando alla fine. PNRR, la crisi ambientale, fossile, carbone, nucleare, inceneritori, termovalorizzatori, rigassificatori. Non c'è, anzi, il PNRR che doveva servire per fare ospedale, stanno riconvertendo per fare basi militari e andare esattamente nella direzione in cui ci hanno portato. Ma perché loro sono così? Ma non ci dobbiamo meravigliare. Io personalmente non mi meraviglio per nulla. Fare la diventa al cuore. Ma non una sorta di macedonia. Cioè, dobbiamo essere chiari e parlare anche un linguaggio chiaro a quelli che fanno vedere che sono innovatori. Il sistema con letta, baionetta e mitraglietta non si può costruire nulla. È chiaro perché se andiamo a vedere le riforme degli ultimi 20 anni, le peggiori le ha fatte il centro-sinistra, e noi abbiamo un altro problema, che dobbiamo rompere la disillusione di molti italiani che in buona fede, anche in modo assolutamente comprensibile, 5 anni fa hanno creduto nel cambiamento del Movimento 5 Stelle. E noi abbiamo solo un'arma in questa, che è la credibilità. Le parole non saranno sufficienti, perché ci diranno che alcune nostre parole sono state già dette, perché alcune parole il Movimento 5 Stelle non sa, lotta al sistema, acqua pubblica, hanno fatto loro mano. Allora noi dobbiamo essere bravi a unire un processo democratico, un processo di connessione alle masse popolari e all'opposizione sociale, un processo di innovazione, di linguaggio chiaro, parole chiare che ognuno di noi dobbiamo pronunciare con fermezza, ma mettere in campo persone credibili, persone libere, oneste, competenti, coraggiose, appassionate, entusiastiche. Cioè, smetterla anche con quella liturgia della perdenza e fare le lotte vere. Cioè, qua abbiamo per esempio Paolo Mattarella, che ha speso una vita sui temi, no, della proprietà pubblica, dei beni collettivi, dei beni che appartengono al popolo, alla sovranità popolare. Oggi questi ci prendono in giro e hanno svenduto tutto. L'acqua, che era il presidio di sovranità popolare per eccellenza in un referendum, con un golpe populistico, propagandistico, istituzionale del DTL concorrenza, stanno privatizzando l'acqua e poi dicono che noi siamo populisti perché ci connettiamo con le masse popolari e stiamo con la gente. L'etere. E perciò ci troviamo la televisione di oggi. Perché l'etere è stato dato a chi deve essere dato, le telecomunicazioni, le autostrade, le spiagge, tutto. Allora o noi mettiamo in campo un'opzione che è veramente di alternativa, mica solo politica, non è sufficiente, deve essere sociale, economica, culturale, morale, deve essere veramente una rivoluzione fatta con le masse popolari, ma consentite anche con i diritti. Noi non dobbiamo mettere in campo un'opzione che punti al diritto di TV. Noi dobbiamo avere l'ambizione di mettere in campo un'opzione che non è una testimonianza, ma con le testimonianze di tutti. Io ho concluso da poco l'esperienza di sindaco, ho sentito comizi sull'acqua pubblica che veramente mi hanno stancato. Nel momento in cui il popolo mi ha dato il mio onore, l'onere e il privilegio di fare il sindaco di una città più difficile del mondo, questa roba dell'acqua pubblica, non solo perché ci credete, perché quando giuri sulla Costituzione c'è un articolo che parla che la sovranità appartiene al popolo. Se il popolo si è pronunciato con il referendum, la roba devi fare, non puoi limitarti a fare il like o il post o il comizio, sono cose super che a me piacciono, è la rivoluzione con i diritti. E l'ultima cosa che voglio dire, attenzione alla persona autorità, che nel nostro paese la sanno fare benissimo. Siamo in quello che ho detto io, la della struttura portante della Costituzione. Ma cosa, Donald è un po' più caro. Vabbè, tanto risali da lì. Risali da tempo.
chiedo scusa, c'è qualcuno con il microfono aperto. Cioè il Parlamento ormai non solo non discute quasi più dei progetti lì, vai là ad alzare la mano con la fiducia sui decreti legge che secondo me nemmeno a Palazzo Chigi si discutono in altre stanze. La magistratura ha perso quella funzione che le era propria, di essere anche garante del principio di uguaglianza dei cittadini fronte alla legge, cioè di saper esercitare un controllo nei confronti della borghesia mafiosa e dell'infiltrazione dell'economia mafiosa, dell'economia criminale, di cui non si parla più nel nostro paese. Più informazione, si fa fatica a poter trovare negli spazi. E attenzione, perché la criminalizzazione del dissenso è una cosa striscia. Quindi noi non avremo vita facile, ma lo sappiamo, perché è scritto nell'articolo di secondo comma, dove ci è stata indicata la strada che se vuole perseguire lo sviluppo della persona umana, l'uguaglianza e un ordine economico e sociale diverso da quello che abbiamo, devi superare, anzi devi rimuovere. Quindi credo che noi abbiamo questo tempo davanti. Io avverto e chiudo un clima positivo degli atteggiamenti che hanno fatto il loro tempo, cioè quello che ognuno guarda a se stesso, ognuno guarda al personalismo, ognuno guarda al suo micro orticello. Noi dobbiamo avere la visione di guardare lontano. E guardare lontano significa costruire un futuro completamente diverso da quello che c'è. Giustizia ambientale, giustizia sociale, fratellanza universale, corsa al disarmo, capacità di costruire una città dell'amore contro la civiltà della violenza. È esattamente il contrario della priorità dell'Unione Europea, che ha pensato solo alla moneta e alla libera circolazione delle merci. E anche qui il razzismo di Stato che abbiamo visto di questi tempi. Mi fa piacere che il Presidente Mattarella, più su questo, oggi abbia ricordato la grande accoglienza del popolo italiano e del popolo europeo. Io quell'accoglienza l'ho vista nei popoli, ma non l'ho vista nei governanti, quando abbiamo dovuto accogliere nelle nostre città di mare uomini e rifugiati di altre guerre che altrettanto fanno schifo come quella che si sta combattendo. È qua che noi dobbiamo costruire l'alternativa sui diritti, perché il diritto non è una cosa che ti dà il padrone di tutto. Il diritto è diritto, e allora è un diritto universale. E qua credo che noi possiamo costruire un bel lavoro che faremo insieme, e credo che questa è la spinta ideale che ci deve portare avanti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, con un processo collettivo, democratico, partecipato, entusiastico, senza troppi lacci e lacciuoli, con le capacità che ognuno di noi ha a mettere in campo, e anche sapere che ci sono persone come Piero, come tanti, che ti stanno in modo generoso dando a questa causa, pensa a Paolo, pensa ad altro, qualcosa che ci responsabilizza notevolmente, e ognuno di noi si sente come una collettività responsabilità. Grazie. Grazie. Grazie a tutti i registri. Adesso do la parola a Laura Pertizzi, che sta chiedendo, e poi Beatrice Gambini. No, mi vedono. Mi vedono la comunale. Ah, è da questo? No, quello, questo? È uguale, è uguale. Allora, attonita. La parola che mi dico è attonita, non la usavo da una poesia della scuola elementare. Ma attonita non solo per le bombe, per i bambini che vogliono fare i soldati, per le città distrutte. Di queste scene ne abbiamo viste tante negli ultimi 30 anni, nelle guerre dei missionari, giustificate dai missionari dal Kosovo al Golfo Persico, fino a quell'orribile videogioco. Vedo che nel discorso pubblico la pensabilità di essere pacifista radicale è stata cancellata. E se sei pacifista, o ti sei coricato dal dottor di Putin, o se proprio ti va bene, sei vivo pacifista. Allora io credo che
quello che noi dovremmo fare è ricostruire innanzitutto non la morale, ma una cosa ancora prima della morale, il sentimento del no alla legge. Lo dobbiamo alla Costituzione. L'articolo 11 è un articolo sentimentale. Calamandrei, concetto maltese, stettero giorni e giorni per trovare la parola sentimentale. Potevano usare la parola rigetta, rifiuta, respinge, invece hanno trovato la parola ripudio. Ripudio vuol dire che noi, che la guerra non ha pudore e che noi abbiamo schifo di una cosa che non ha pudore, dobbiamo mettere un tabù, come si faceva nelle antiche società, un tabù contro la guerra. E lo dobbiamo alla cultura d'Europa, a quel mai più. Durante la Seconda Guerra Mondiale i ministri della cultura, ancora sotto le bombe, nel 1944 si riunirono a Parigi per dire mai più. Nacque lì l'UNESCO. Nell'articolo 1 dell'UNESCO si dice mai più. Dobbiamo togliere la guerra dalla mente degli uomini. Non basta un trattato. Dobbiamo toglierla dai sentimenti degli uomini. Mai più in nome dell'umanità. Da quel momento in poi, anche grazie al pensiero ecologico, l'umanità si era orientata verso un cammino comune. Adesso ritornano invece con questa guerra nel discorso pubblico tutti i ferri vecchi del discorso ottocentesco. Contro l'umanità come soggetto politico ritorna l'idea di stati nazionali, l'idea animalesca degli stati nazionali. Sono i cani che fanno pipì intorno al proprio territorio per costruirsi confini. Sono i cani che irrigidiscono le barriere. La specie umana no. La specie umana costruisce ponti, costruisce fari. La specie umana è porosa. La specie umana non può pretendere di mettere muri perfino sul mare per respingere i poveri cristi. Allora i patrioti, i sovranisti non possono oggi dirsi pacifisti, perché è nella loro ideologia del confine che si scatena questa guerra. Infine, in questa ricostruzione sentimentale, la cosa che mi rende più attonita, che mi dà più dolore, e Eleonora mi può capire, è nella mia storia di donna. Nella mia storia femminista, l'uomo un po', io, non l'uomo come te, nemmeno come quel Piero della canzone di André che si toglie, che non spara anche a costo di essere ucciso, e nemmeno come quello che pure aveva bombardato e che dice nessuno tocchi Caino. No, ma gli uomini un po' giocano con le pistole, un prolungamento fa. Però le donne no. Le donne non hanno mai giocato con le pistole, invece vediamo in questa sporca guerra non solo le soldatesse, la vicepresidente ucraina che dice ma vediamo anche le intellettuali che hanno costruito con il movimento femminista, Rosy Braidot, Liliana Segre, le vediamo armate. E questo è impossibile, insopportabile, perché c'è nell'idea di femminilità, che è delle donne, ma è anche degli uomini, un gesto di vita che non può dare un mostro. Questo gesto di vita è anche un gesto culturale, perché la cultura è stata... Qual è il senso della cultura? Qual è il senso della scienza? La scienza, la cultura, non serve a diventare project manager o ad avere le competenze per andare nel mercato del lavoro. Il senso della cultura, della scienza, è quello di dare speranza a questa caduta umanità, di contrastare la morte, di entrare nell'immortalità con la memoria, con la bellezza, con gli edifici. È un'umanità che si invidia nel futuro. Non può dare morte. Ed è anche il gesto che le donne hanno nel loro vento. Quando c'è una scena che io... Che mi illumina e mi conforta. Quando gli stati nazionali sono sempre accompagnati dal culto del guerriero, dal culto dell'eroe, del sacrificio, fra l'altro un sacrificio barbarico, perché a ordinare il sacrificio sono i vecchi,
mentre a morire sono giovani. Quando faremo i conti su questa guerra, vedremo che sul campo di battaglia sono rimasti coscritti soldati russi e i coscritti resistenti ucraini. Ricordiamo che quella resistenza è stabilita per ordine dello Stato. Bene, questo culto dell'eroe io lo ritrovo in una scena antica che vi vorrei riportare, che è una scena dell'Iliade. Quando Ettore, che viene da un paese civile, da una civiltà come quella di Troia, vuole andarsi a fare la mazza. Da una macchina da guerra, che è Ulisse, uno costruito per fare la guerra. Allora il padre, che è saggio come il nostro Piero, dice: ma dove va? Ma tu così muori, tu sarai squartato, ma pure Troia sarà. Ma lui deve prendere l'elemento e deve andare per forza. Perché l'eroe è così. E allora la madre fa un gesto strano, si scopre sì e dice: figlio mio, questo sei, ti ha nutrito, ti ha dato la vita, quello devi costruire. Questa è la patria. La patria per noi non è un confine. I miei genitori, le tombe dei miei genitori, sono i miei studenti, sono i miei. Grazie Laura. Adesso Beatrice Gamberini e poi Giuliano Ghirlando del Paese Reale. Prego. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Io credo che ci troviamo in un momento centrale, nel senso che siamo in un mondo in cui c'è la tendenza alla guerra. Gli interventi prima e io credo anche la natura stessa di questo dibattito ci fanno immergere in una condizione completamente nuova in cui non c'è una via di mezzo e serve oggi prendere una posizione netta e chiara e dare una prospettiva alternativa. Io credo che questo sia il punto di partenza anche che iniziative come quelle di oggi, ma anche tutte quelle che abbiamo praticato negli scorsi mesi, sono un elemento fondante di una resistenza e un rilancio che possiamo mettere in piedi in questo paese. Volevo aggiungere un dato sulla questione del fatto che da un lato abbiamo le responsabilità dell'Occidente e degli Stati Uniti che rilanciano un piano di intervento militare dopo quella che è stata la fuga in Afghanistan e contestualmente a quella che è una loro crisi di egemonia sul piano globale, ma dobbiamo anche ricordare quello che è il ruolo, come ho detto prima, altri interventi dell'Unione Europea, che dopo un massacro sociale di 30 anni sta rilanciando un piano continentale di riarmo che non fa presagire niente di buono, non solo rispetto a quello che è stato il conflitto in Ucraina e la diretta responsabilità a partire dal 2014, e poi ci ricordiamo anche quelli che sono stati gli interventi dalla Jugoslavia, ma di fronte a un nuovo scenario internazionale ci mette nelle condizioni di avere una potenza come quella europea che rilancia il riarmo, che parla di nucleare non solo facendo un passo indietro rispetto a quella che aveva definito la transizione ecologica, ma anche sul piano militare. Io credo che questo sia un contesto di fronte al quale noi dobbiamo immediatamente opporci. L'altro elemento che è emerso dagli altri interventi è il peggioramento delle condizioni di vita e le ricadute sociali drammatiche che stanno avvenendo per la nostra gente. Un'inflazione al 6-9%, Visco che dice fermiamo i salari perché sennò questi non permettono la ripresa, un attacco diretto dall'alto alla nostra gente, alle classi popolari. Noi di fronte a questo dobbiamo porre un argine qui vengo anche all'invito che è stato lanciato all'inizio della discussione, quello di rimettere in campo un'alternativa, perlomeno un percorso che rimette in campo anche una convergenza di soggettività che democratiche, comuniste, socialiste, anticapitaliste, che oggi finalmente pacifiste, che oggi finalmente possono trovare un terreno comune di opposizione alla guerra. Non si può stare con la guerra al di fuori della guerra, bisogna stare al di fuori di quello che è il partito di governo, il partito della guerra e tutti i partiti che lo sostengono. Su questo io credo che dobbiamo anche fare uno sforzo di cercare di intercettare sia la gente ma anche tutti i conflitti organizzati che sono svolti all'interno del paese. Penso ai giovani, alle nuove generazioni a cui è stato negato un futuro e che hanno saputo mettere in campo una conflittualità indicando un modello sociale alternativo da poter praticare.
penso ai lavoratori del porto di Genova e dell'aeroporto di Pisa, che hanno bloccato nella materialità e hanno prodotto nella materialità il contrasto alla guerra. Noi con questi settori dobbiamo saper parlare, come abbiamo fatto nelle piazze al 22 aprile, allo sciopero generale che c'è stato pochi giorni fa. Noi dobbiamo essere all'interno di quel pezzo del paese che ripudia la guerra e che mette in campo un'alternativa a tutto campo, un conflitto a tutto campo contro questo governo. Io credo che questa sia la sfida, credo che le modalità di convergenza si troveranno passo passo, però essere elemento centrale della proposta di cambiamento per questo paese. Grazie. Grazie. Beatrice, adesso do la parola a Giuliano Girlando, dovrebbe essere in sala, e poi dopo si prepari Paolo Maddalena. Grazie. Buonasera alle compagne. Vado a cancellarlo, ci sono varie ragioni per riaffermare la parola, il termine compagni e compagni. Allora, del paura di fare. Io ho sentito un tempo fa che qualcuno, come dire, dai banchi del governo, dai banchi del Parlamento, alzava la voce, dando poi corda alla stampa, dicendo: ma come si permettono questi cittadini, questi quasi, come dire, definendoli dei cafoni. È un evento storico che questo paese ha rimosso. La rivolta del pane fu un atto della cittadinanza di Torino, non solo, delle operaie, delle donne, che manifestavano contro la guerra. Io temo che questo paese, ripeto, continui a cercare una rimozione storica, facendoci passare come quelli che per, come dire, non solo timidezza, ma anche per cialtroneria, non prendono le armi per rivendicare l'autodeterminazione dei popoli. Mi ha fatto piacere sentire la compagna Laura Marchetti usare dei termini stupendi, meravigliosi, dal punto di vista della descrizione dell'eroe. Ci sono eroi e eroi. I nostri sono, come dire, gli eroi che sono stati in carcere, come Nelson Mandela, che qualcuno forse ha dimenticato la non violenza. Gli eroi sono quelli come Ocalan che stanno in carcere in Turchia. Gli eroi sono quelli come Barghouti che è nelle carceri in Israele. Gli eroi sono non violenti, sono pacifisti. Un paese reale, come dire, ha iniziato una campagna per parlare agli ultimi, perché gli eroi sanno parlare agli ultimi. La nostra campagna è fatta dice il numero degli euro che chiediamo per una legge sul salario minimo. 1.000 è il reddito minimo che ogni persona dovrebbe avere garantita. Non si può lavorare ed essere poveri. È inaccettabile, è intollerabile. Qualsiasi tipo di soggetto politico che vogliamo costruire deve riaffermare un pensiero alto che ci possiamo ricordare nel tempo. Io voglio citare una grande persona dimenticata del socialismo italiano, Pietro Nenni. Il socialismo è stare dalla parte degli ultimi, è portare avanti chi è rimasto indietro. Una delle parole più belle, più straordinarie, significato più profondo, portare avanti chi è rimasto indietro. È inaccettabile che ci sia una generazione, quella anche più giovane della mia, che stia andando a lavorare per 2-3 euro l'ora. Quello non è lavoro, quello è schiavitù. E dobbiamo riaffermare queste parole. Non ci può essere pace senza lavoro. Questo è quello che dovrebbe essere la nostra
ambizione collettiva, un movimento per la pace e per il lavoro. Non c'è futuro senza il lavoro, un lavoro dignitoso per le nuove generazioni. Lo dico da chi è stato, ha fatto parte della generazione di Genova del 2001. Da quel momento lì per noi è iniziata una torsione autoritaria in questo paese senza fine. Vorremmo vedere la fine di questo diventare. Abbiamo un conto in sospeso che forse chiediamo di rimettere a posto rispetto a quello che avevamo nei nostri sogni, rispetto a quello che contestavamo a Genova. Appunto, Laura dice, i confini, il nazionalismo. Quella generazione, Laura, era andata a Genova per manifestare contro i confini, contro le politiche nazionaliste. Noi guardavamo già a quella che era un ordine terzomondista al Sud America e di fatti lì abbiamo avuto i grandi esempi. Con orgoglio io rivendico 10 anni fa di essere stato in piazza per le manifestazioni studentesche, le ultime più grandi. Manifestavamo contro Mario Draghi, presidente della BCE, e contro quella lettera infame che è stata applicata ai venuti per chiudere con Mario Draghi. Vi dirò una cosa in più. Sono grato a quella manifestazione, a quelle persone che dall'altra parte del mondo manifestavano insieme a noi in Cile, perché uno di quelli è diventato presidente del Cile, Gabriel Boric. Noi vogliamo rivendicarla quella storia e vogliamo rimetterla oggi a servizio di un nuovo soggetto politico, plurale. Come diceva Beatrice che mi ha preseguito, un soggetto che raccoglie le meglio tradizioni socialiste, comuniste, ambientaliste, femministe, ecologiste, le migliori tradizioni in questo campo. Grazie. Grazie Giuliano. Adesso do la parola a Paolo Maddalena. Sì. E poi si prepari Eleonora Forenza. Attenti, sono gli scalini, sono alti, Paolo. Una volta riscendo facilmente. Lo so, vabbè, tutto una volta. Però l'importante è continuare a fare. Grazie Paolo. Ti siedi, sì. Grazie per avermi invitato, grazie per avermi fatto sentire tanti interventi così appassionati, così densi di contenuto e anche così puntuali sulla situazione attuale. Ho sentito parlare di contesto, bisogna partire dal contesto e aggiungerei scoprire la causa, vedere la situazione, vedere i fatti, scoprire la causa dei disastri che stanno avvenendo. Due argomenti fondamentalmente sono stati trattati. Quello della guerra, non c'è persona che non sia sullo stesso piano su questo argomento, è quello della creazione di un nuovo soggetto politico che faccia giustizia delle molte ingiustizie della sinistra, del centro-sinistra che ha rovinato l'Italia, e dirò anche perché. Sulla guerra io credo che vada fatto sempre un discorso risalente nella logica. In sostanza l'uomo nasce guerriero, tant'è vero che la parola pace viene da pactum, cioè viene prima la guerra e poi la pace, e comunque nell'animo umano è rimasto, dicono i biologi, il cervello del rettile come primo cervello, quello che assale, quello che preda, il predatore. Però poi abbiamo il cervello del mammifero che dà i sentimenti, l'amore, eccetera, e la razionalità ultima. Nella storia c'è stato sempre un cambiamento. Ha pensato che era importante invece vivere in comunità su un certo territorio.
ti parla di 100.000 anni fa, ti di 40.000 anni fa, io mi riferisco per semplicità alla fondazione di Roma, dove siamo, 2.700 anni fa all'incirca, noi abbiamo assistito alla formazione di una comunità. Ritengo che è sul punto della comunità che bisogna centrare attenzione. Comunità significa avere un territorio, per sostare, per dormire. La parola territorium, secondo alcuno, viene due parole latine, territorius, letto di terra, che mi piace questa etimologia, a differenza di altri che fanno derivare la parola territorio da terreo, fa paura, non mi piace troppo. È un territorio, un popolo, cioè persone che vivevano singolarmente, non so, a Roma c'erano le tribù, le Tixes, le Ramnes, le Interes, che vagavano sui colli, e a un certo punto si uniscono e formano il populus. L'etimologia qui ci dice che populus viene da pioppo, nel senso che i pioppi sono piantati in un certo ordine, danno l'impressione di un esercito in armi. E poi c'è la sovranità, cioè dire l'ordinamento giuridico. E l'ordinamento giuridico prevede anche che chi viola l'ordinamento, il vivere civile, deve avere una sanzione, deve essere richiamato. Ora, sul piano geopolitico, sul piano internazionale, della comunità internazionale, noi siamo ancora molto lontani registrato per caso dalla creazione di un ordinamento giuridico valido. Perché la comunità internazionale è una comunità di fatto, non è una comunità di diritto. E allora si cerca l'equilibrio tra le forze. C'è stata la guerra fredda con due blocchi, poi pare che i blocchi erano tre, adesso diventano due. Ma ci sono, c'è chi parla giustamente, l'ho sentito da questo tavolo, del pluralismo di più persone. Difficile però mettere d'accordo più persone, eccetera. Secondo me però l'obiettivo sul piano internazionale deve essere quello di trovare un'assemblea generale dei popoli, perché come pure ho sentito dire qui, mi pare da Luigi, c'è una distinzione tra governo e popolo. I popoli sono buoni, i popoli sono le vittime, i popoli sono quelli che pagano la credine, la sopraffazione, l'istinto che noi lo stiamo vedendo adesso, perché giustamente come è stato osservato la crisi del capitalismo porta i capitalisti a vedere perdere, come se lo stanno vedendo a causa della guerra, i magnati russi. Questo mi porta anche a sottolineare un aspetto: in realtà non è che i due blocchi di adesso, cioè qualcuno dice che l'uomo naturalmente ha bisogno del nemico e che quindi la dichiarazione di guerra non è una dichiarazione di guerra, è la individuazione del nemico su cui scaricare questo istinto negativo. Questa dichiarazione di guerra, questi due blocchi, secondo me questo problema che sussiste va risolto positivamente proprio nella visione ottimistica che i popoli sostanzialmente non vogliono la guerra. Allora io penso, come buona parte da tutti i giudici di Magistris, a una unione federativa generale. Io ho pensato anche più timidamente all'idea di una conferenza internazionale nella quale siano aperti tutti, la partecipazione di tutti i popoli, perché la carta dell'ONU, che doveva servire a questo, è piena di bei principi. È una lettura amena, bellissima, non solo amena, ma che suscita sentimenti di grande assemblea. Se va al Consiglio di Sicurezza, c'è il diritto di veto di uno dei cinque vincitori, e quindi siamo al punto di partenza. In realtà, quello che bisogna tenere presente è, secondo me, l'idea che i popoli sono sostanzialmente le vittime di queste cose, e se è così, e se è vero che siamo arrivati a un punto in cui guerra significa anche distruzione del pianeta, perché nella lotta ci si mette tutto l'impegno possibile, la storia ci parla anche di tentativi
di superare questa impasse con un modo saggio, di Orazio e Durazzi, la disfida di Barletta, che a voi fu in una cantina di Barletta, che discutendosi fra gli spagnoli e gli italiani, si disse che erano meglio gli spagnoli e non gli italiani, che combattevano insieme, e allora poi c'è stato lì Ettore Fieramusca, Cavalieri, 13-13, fece vincere gli italiani, e quindi è la storia, la disfida di Barletta. Ma quella che è l'essenza è che quando c'è un contrasto ci vuole un arbitro che lo risolve. E se questo arbitro non lo si trova e si torna alla forza, allora abbiamo distrutto il diritto, abbiamo distrutto la civiltà, abbiamo creato una distruzione, un'entropia, direi in termini ecologici, della civiltà, della realtà. E quindi giustamente c'è chi ha osservato che l'articolo 11 entra nel sentimento quando dice l'Italia ripudia la guerra. Se io penso che armare l'Ucraina significa far uccidere delle persone, anche bambini, io veramente inorridisco, non è possibile. La pace va tornata. A questo punto il punto centrale diventa proprio quello di, ma perché succede questo? Succede questo semplicemente, come diceva De Matisse, per interessi economici. E noi abbiamo gli interessi economici degli Stati Uniti, interessi economici della Cina, interessi economici della Russia, i militari hanno pensato, Russia hanno pensato di invadere l'Ucraina per dimostrare che vogliono riprendersi il territorio. Ecco, questa è una differenza mentale proprio tra che avvicina un po', io ho 86 anni e ho vissuto per intero la seconda guerra mondiale, scoppiata quando avevo 4 anni e finita quando avevo 9. Io ho sentito fischiare le bombe, ho sentito il rumore delle bombe, che non è il boom, non si sente pam, un rumore assordante, è veramente denso di timore per chi lo vive. Ancora mi sono molto, molto, molto chiaro su questo punto. Ora, quando ci troviamo di fronte al fatto di inviare le armi alla Cina o all'Ucraina o non inviarla, secondo me c'è un imperativo categorico. Noi non possiamo inviarla. Alla fine, che succederà? Si metteranno d'accordo che il Donbass, la Crimea, resta più o meno in economia generale dal punto di vista geopolitico alla Russia, e ci saranno 35.000 morti russi, 40.000 morti anche bambini, e anche attraverso stragi terribili per cure. Quindi non è possibile. La parola guerra, giustamente come hai stato detto, deve essere annientata, annullata. Perlomeno questo è l'auspicio e la ragione ci pone davanti. Voglio venire al concreto. Al concreto è venuto sicuramente Luigi De Magistris, quando ci ha detto che, l'avevo affermato poco fa, quando ci ha detto che ciò che muove, e non lo dice solo lui, lo dice Mommsen, lo dicono gli storici, è l'interesse economico. È l'interesse economico. Stavo dicendo proprio questo. Ho visto quando ero bambino che i tedeschi usavano un po' il metodo russo, cioè costringere lavori forzati con il fucile dietro le spalle, mentre invece gli americani usavano un metodo molto più soft, ma ugualmente dannoso. Pagavano con le ammonire, io lo ho più in mano le ammonire, cioè dire che alcuni loro comandi americani davano il segno del valore di una moneta, ma che in realtà pagava tutto il popolo. Infatti, dopo 4 anni di occupazione americana, c'è stata un'inflazione spaventosa. Cambiano i metodi, ma sono tutti deplorevoli, sono tutte forme di guerra. Più sottili, credo che proprio questo Finlandia e Svezia vogliono stare con l'Occidente, perché c'è una parvenza di libertà, ma in realtà le democrazie sono in grave crisi, come in gravissima crisi, e questo che vale l'elemento fondamentale, è il capitalismo, come è stato previsto da Marx. Il capitalismo non tira più. L'America è andata avanti dopo i trattati di Bretton Woods, cui noi aderimmo nel 1947,
Trattato di Bretton Woods diceva che tutte le monete erano convertibili in dollaro e il dollaro era convertibile nell'oro di Fort Knox, se non che queste cose vengono sempre cessate. Il 15 agosto del 1971 la Camp David e Richard Nixon annunciò che i dollari non erano più convertibili in denaro. Fu una svolta. Ci si chiese allora questi pezzi di carta a cosa servono. Questi pezzi di carta devono avere un sottostante, si dice dal punto di vista economico, e il sottostante di questi pezzi di carta è costituito dalla economia nazionale di ciascuno. Di qui la grande comincia il grande processo, e non posso narrare perché il tempo che mi è concesso, perché non devo abusare del tempo che mi è concesso gentilmente. Comunque voglio dire soltanto che qui comincia la crisi che ci porta alla miseria, perché l'istituzione di un mercato generale, l'entrata nell'euro, sono state due tappe terribili che hanno bloccato la libertà economica italiana, la crescita economica italiana. A proposito, voglio solo ricordare che si opposero all'ingresso nell'euro Moro e Berlinguer, onore ai grandi statisti, e il governatore della Banca d'Italia Baffi. Nel frattempo aveva commesso un grave errore, chiamiamolo così, tra virgolette, l'altro governatore, Carli, il quale aveva stanziato 300 miliardi per la banca di Sindona e di Calvi, cosa che loro presero per farli il giorno dopo l'impresa. Ci fu tutta un'indagine. Di questo, invece di colpire i responsabili, mise sotto processo proprio Baffi, il suo amico, e Baffi se la cavò perché aveva più di 70 anni, quindi non è solo ai domiciliari. Chiusa parentesi, ma questo per dirvi come frutto alla vita e come è difficile far valere i valori che sono importanti. Adesso io vorrei esprimervi quello che mi ha colpito di più, cioè il fatto che la costituzione di questo nuovo soggetto ha trovato veramente una stella polare per farsi dividere. Il centro-sinistra ha fallito perché non ha avuto idee. E che cosa ha fatto il centro-sinistra? Ha preso le idee, sapete di chi? Di Gelli, della P2, del programma di Francesco Cosentino, un personaggio un po' discusso che aveva dominato come segretario generale della Camera per vari anni, negli anni 70, e che era ovviamente uno della P2. In fondo ho studiato questo documento. Effettivamente, se vediamo cosa prevedeva per questo stato ideale, falsamente ideale, perché lo strumento di coloro che la pensano così e che si chiamano purtroppo neoliberisti, usano come metodo la menzogna. Noi siamo nella società delle menzogne, e tutti i nostri governanti, dall'assassino di Moro in poi, sono stati menzogneri, e sotto la menzogna ci hanno espropriato di tutti i beni che avevamo. La comunità si regge perché c'è un popolo, un territorio e un ordine giuridico che si fa valere. Ci hanno tolto il territorio è proprietà pubblica del popolo, proprietà pubblica del popolo. La storia di Roma, ecco, il disegno di Roma, lo dimostra molto chiaramente. I romani, a differenza degli errori, bisogni che sono state dette anche in campo scientifico, ma c'è stato che nel 1810 ha dimostrato che Roma non conobbe la proprietà privata, Roma conobbe la proprietà pubblica, dominio un popolo romano, Respubblica, Senato, Popolis Romano. Beh, il documento di
proprietà del territorio, tentativo che si è formato più volte, dico questo ondeggiare pubblico-privato. A Roma c'è stato il dominio del pubblico, poi c'è stato l'impero, poi c'è stato il Medioevo dove il dominio del popolo, se il dominio del sovrano, insomma, intendiamo bene che quando parliamo di dominio c'è sempre attaccata la sovranità. Il dominio dell'imperatore era il dominium eminens, eminente, quello del popolino, il dominio utile del coltivatore della terra. In realtà ci si era accorti nel Medioevo che il dominio utile aveva sopraffatto il dominio eminens. Per cui il grande imperatore Federico II, spinto da Papa Onorio III, penso bene che i beni di preminente interesse generale, frasi usate nella Costituzione, dovevano essere dichiarati inalienabili, insuperabili, inespropriabili, perché aveva un grande interesse pubblico, soltanto l'imperatore poteva assegnare. Quindi questo ondeggiamento tra il pubblico e il privato è un atteggiamento che è durato nei secoli ed è arrivato questa risoluzione di demanio. Ecco, noi avevamo che il popolo era proprietario del territorio, succede che si privatizza tutto. Federico II, il grande Federico II, crea il demanio, sempre da dominio pieno, crea il demanio, liber constitutionum regni Sicilia. Melfi 1231, esce fuori il demanio. Per cui oggi nel codice civile c'è il demanio, ma a vedere bene che il demanio del codice civile è una specie di barzelletta, perché è costruito il codice civile sulla base di un soggetto singolo, lo Stato persona giuridica astratta, e allora il dominio del singolo pare il criterio della proprietà privata, quando è vero che i beni, lo dice anche Ugo Mattei, nei suoi beni comuni, è proprietà privata dell'ente pubblico, quindi non esiste il bene pubblico, è proprietà privata dell'ente pubblico. Sbaglia, perché il grande processo che si è avuto con la Costituzione è stato il passaggio dallo Stato persona singola, la pubblica amministrazione, lo Stato persona giuridica, allo Stato popolo, allo Stato comunità, formato da popolo, territorio e sovranità. E il soggetto plurimo ammette un altro tipo di proprietà. Ecco il centro del problema, la proprietà pubblica. La proprietà pubblica, ho ricevuto una recensione della proprietà pubblica, un fatto di giudizio. La proprietà pubblica. E quindi importante è quello di ridare al popolo la proprietà di ciò che gli spetta. E allora scusatemi, ma io vi voglio enumerare alcuni articoli della Costituzione, così sarò breve e vi farò concluderò. E vado veloce. Articolo 1, è stato detto, l'Italia è una repubblica democratica fondata. L'Italia si intende il popolo e il territorio. Articolo 2, molto importante, perché spiega che cos'è la comunità. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità. Quindi l'uomo è parte del tutto. Ci sono due soggetti giuridici nell'ordinamento costituzionale, non c'è uno, ne sono due. Questi due soggetti giuridici sono, da un lato, tutti, il popolo, da un lato, il singolo. E togliere a tutti per dare a uno, cioè privatizzare, oppure dare in concessione, oppure cartolarizzare, oppure usare dei derivati, eccetera, ci sarebbe da parlare su come la finanziarizzazione del mercato è vietata proprio per il fatto che al popolo spetta la proprietà pubblica. La proprietà pubblica viene poi messa in evidenza nel secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, che dice la Repubblica è stato di ordine economico per primo, economico e sociale. L'eguaglianza è
insieme a voi, spero, ma sicuramente insieme al mio amico De Magistris, deve concepire l'uomo nella sua piena dignità, l'uomo sovrano come popolo, come parte del popolo, che partecipa in quanto parte alla sovranità di tutti e decide nel senso favorevole a tutti. È la proprietà dunque indicata poi nell'articolo 42 della Costituzione, ma consentitemi di dire che si arriva alla ricchezza di cui parla l'articolo 42 attraverso una partecipazione costruttiva dell'economia da parte di tutti, attraverso il lavoro, che non solo è un diritto fondamentale, ma è un dovere. Ogni cittadino, secondo comma dell'articolo 4, ogni cittadino ha il dovere di svolgere un'attività secondo le proprie scelte, le proprie possibilità, che concorra, e vedete la partecipazione come risuona bene in questo concorra, al progresso materiale e spirituale della società, cioè di tutti. È un capolavoro. Il concetto marchese, Aldo Moro, che ha fatto la sistematica di questa società. Basta leggere questi quattro articoli per capire l'importanza della cosa e capire come la P2 è stata seguita. Poi, se fate un'analisi, tutto quello che è stato fatto, la riduzione del numero dei lavoratori parlamentari, la distinzione tra l'annullamento del Senato, l'accentramento della ricchezza nel patrimonio, però sono, è la Costituzione che si impone e prevale su tutto, ma sopra il filo, per rispetto per la Costituzione, con il principio di eguaglianza e l'etica repubblicana secondo sui principi di libertà, eguaglianza e solidarietà e fraternità. Credo che l'ho detto sia sufficiente per far capire, secondo me, e credo di poter dire, secondo Luigi, mio carissimo amico, l'idea nuova che deve sostenere una nuova sinistra. La sinistra è quella popolare, come diceva Nenni, prima detto, è quella dei più poveri. Noi siamo in miseria, non solo siamo in miseria, il debito pubblico è arrivato a 2.700 miliardi di euro. È impensabile. E come si fa? Si privatizza, si vende. Tutti, è stato approvato ieri l'articolo 6. Sì. Viene messa a gara europea, in modo che vengano gli stranieri a governare, a prendersi i guadagni. Noi siamo i padroni, noi siamo più ricchi per costituzione di quello che si può pensare e abbiamo dalla parte nostra una carta vincente, perché è vigente la Costituzione. Non sono vigenti le migliaia di leggi incostituzionali che hanno fatto Berlusconi, Renzi, D'Alema si è inventato peraltro la cartolarizzazione dei diritti di credito, tanto per dire come la sinistra ha fatto degli errori madornali. Creiamo una nuova sinistra, siamo col popolo, siamo parte del popolo, agiamo nei nostri interessi, tenendo presente che noi siamo sicuri, ma siamo parte del popolo. Grazie a Paolo per questo contributo, il dibattito con la tua storia. Riesce a spiegare bene, secondo me ci aiuta ad andare avanti. Chiedo scusa perché questi temi mi appassionano. No, abbiamo ed è una lotta per me, perché mi arrivano migliaia di temi in testa. Cerco di. Del resto, ho solo studiato. La quantità che nel passato che ritorna. È passato, e quando più sei vecchio, più torni in passato. Quindi chiedo scusa a tutti se ho superato i tempi. Grazie. Allora. C'è la compagna Eleonora Forenza e poi il compagno Walter Pucci. Prego Eleonora, mentre Eleonora viene faccio rigirare questa punta per, come ho detto all'inizio, per dare un contributo alle spese ai compagni di Spintani. La faccio girare da sinistra verso destra. Prego Eleonora, anche nella tua esperienza di 5 anni passati al Parlamento Europeo. Innanzitutto grazie per questa assemblea, per l'invito a partecipare e intervenire. Io voglio partire da una questione centrale che ha affrontato Laura nel suo intervento.
non si sente niente. E questo mi preoccupa, mi preoccupa da femminista, e da femminista io voglio partire dalla situazione in cui viviamo, cioè voglio partire parlando di Europa, perché credo che questo sia il primo gesto da compiere. Allora, tra le varie conseguenze immediate di questa guerra, io vedo il ritorno di un discorso pubblico, di un pensiero politico suprematista. Noi siamo tornati al suprematismo occidentale, o meglio, quello che prima sembrava essere il delirio trumpiano è diventato discorso pubblico anche da parte delle cosiddette elite democratiche, da parte di esponenti del pensiero progressista che considerano la democrazia come valore occidentale. A me questa cosa colpisce perché è l'esatto contrario di quello che Enrico Berlinguer, in chiave peraltro critica nei confronti del comunismo sovietico, sosteneva, cioè la democrazia come valore universale. Noi invece ci siamo appropriati di questo brand proprio nel momento in cui la democrazia in Occidente conosce una torsione autoritaria inedita. Noi in Italia abbiamo un pilota automatico che si è fatto uomo, ma tutto quello che caratterizza e connota la governance europea è rimasto molto lontano dalla radice della democrazia come l'abbiamo conosciuta anche in stagioni della nostra storia passata. Io oggi in classe spiegavo il discorso di Pericle riportato da Lucilla, mi veniva quasi da piangere, ma questa è una parentesi, confessione di una prof. La seconda questione che volevo toccare a proposito dell'Europa è il grande rischio che Enrico Letta abbia formulato una profezia che sia autovera. In quel discorso sulla risoluzione, l'appoggio alla risoluzione Draghi sull'invio di armi, Enrico Letta, oltre a vilipendio della Costituzione, perché citò l'articolo 11, la seconda parte dell'articolo 11 per legittimare l'invio di armi, parlò della nascita di un'Europa geopolitica, cioè la scelta dell'invio di armi univa l'Europa appunto nella difesa della democrazia come valore occidentale, e in questo fuoco della guerra si forgia l'Europa geopolitica. Tra l'altro la prima dell'esercito europeo, quando sappiamo benissimo che le spese militari sono funzionali a una richiesta della NATO e non alla formazione dell'esercito europeo, su cui io peraltro, come tanti e tante, sono per critica. Ma senza aprire troppe parentesi, parto dall'elemento culturale. Qual è l'idea di Europa che si sta consolidando nel momento in cui il battaglione Azov viene eletto a difensore della libertà occidentale? Guardate che questo è uno slittamento culturale devastante, perché noi ci siamo confrontati con chi, le grandi banche, le grandi multinazionali hanno provato a fare per mano di Renzi, voleva superare le costituzioni socialisteggianti come la nostra, nate dalla resistenza. Poi ci siamo trovati di fronte a un centro-sinistra che lavorava alacremente per l'equiparazione tra partigiani e ragazzi di Salò. Ci siamo ritrovati con risoluzioni del Parlamento europeo che equiparavano nazismo e comunismo nella responsabilità della Seconda Guerra Mondiale, una enormità non solo dal punto di vista culturale e ideologico, ma anche dal punto di vista storico. Oggi siamo a un passo ulteriore, cioè la legittimazione di forze neonaziste per difendere che cosa? La democrazia come valore occidentale. Ecco, io credo che noi di questo dovremmo avere semplicemente terrore. Aggiungo una cosa, e qui vengo alla mia esperienza di parlamentare europea.
Nel 2018 mi feci promotrice con altre compagne, anche qui le donne, voci autorevoli contro la guerra e contro i neofascismi, di una risoluzione contro la violenza, l'emergere della violenza neofascista in Europa. In quella risoluzione parlavamo esplicitamente, facendo riferimenti a rapporti di Amnesty International, di quale impunità fosse consentita alle forze della estrema destra ucraina, Battaglione Azov, C-14, Svoboda e tutto quello che sappiamo. Amnesty International lamentava l'impunità di fronte a che cosa? Ad attacchi, a manifestazioni dell'8 marzo, a manifestazioni per i diritti civili, a manifestazioni antifasciste, noi sappiamo anche la grande e vergognosa impunità di fronte alla strage di Odessa, che diciamo non dovremmo dimenticare e rimuovere neanche per un secondo. Ma ancora, le responsabilità dell'Unione Europea, 2014-2019, è un passaggio cruciale, 2013-2015, in cui si consumano due partite nella storia europea. Una è quella greca e l'altra è quella ucraina. Quella greca, l'Europa sappiamo come l'ha risolta. L'ha risolta strangolando la Grecia, imponendo alla Grecia di fatto una forma di colonizzazione, perché sappiamo benissimo che l'esito di quel diktat è stato consentire al capitale tedesco di poter acquistare gran parte del patrimonio pubblico greco, è un massacro sociale. Nello stesso tempo, Ucraina, che cosa è accaduto? È accaduto che, diciamo, nei mesi e nelle settimane di Euromaidan, allora, diciamo, la governance europea era una governance socialdemocratica, facciamo anche i cognomi, Schulz e Pittella, questi signori hanno deciso di non solo sostenere Euromaidan, ma anche ad esempio, intraprendere relazioni con la famiglia Timoshenko, che sappiamo essere una famiglia di oligarchi corrotti e mafiosi, lo sappiamo tra le altre cose da diciamo i WikiLeaks di Assange, che in questo momento rischia, diciamo, di essere condannato a non so quanti ergastoli, diciamo, dalla rischia l'estradizione, quindi non sappiamo una condanna a quanti ergastoli. Ancora, che cosa fa l'Unione Europea? Incomincia a tacere completamente sul pericolo dell'estrema destra di Ucraina, apre un trattato di libero scambio, un trattato di accesso dell'Unione Europea e esplicitamente, questo dicono i paper europei, un processo di liberalizzazione dei visti, perché lì si fronteggia una partita geopolitica con la Russia. Quindi, diciamo, la doppia morale dell'Occidente, cito, diciamo, il testo di uno storico palestinese che ieri ci ricordava quale fosse la doppia morale dell'Occidente fra Palestina e Ucraina. Geopolitico, diciamo, aprire le frontiere europee a tutti e a tutte coloro i quali scappano dalla guerra, dalla miseria e dalla povertà. Credo che questo sia un punto, diciamo, che debba essere qualificante qualsiasi futura proposta politica. Ultima cosa che dico sul passato riguarda invece la mia esperienza personale in Donbass, dove io sono stata nel 2017, se non ricordo male, con la carovana antifascista, c'è qua, diciamo, Silvio, c'era Giorgio che con me hanno fatto parte di quella carovana. Io vorrei qui nominare un punto, un altro punto nodale della responsabilità europea: il mancato rispetto degli accordi di Minsk, su cui doveva vigilare l'Unione Europea e in particolare dovevano vigilare Francia e Germania. Se noi avessimo avuto un atteggiamento diverso di fronte agli accordi di Minsk o di fronte a, diciamo, quei due referendum che segnalavano un problema rispetto a una minoranza russa che veniva discriminata, noi oggi probabilmente staremmo parlando di un'altra storia. E questo lo voglio dire molto chiaramente, io mi sono ritrovata, diciamo, anche a litigare con, lasciamo stare con chi, su questo punto. Parlare delle presenze neonaziste in Ucraina
o parlare della minoranza russofona in Don, o meglio della maggioranza russofona in Donbass, non significa neanche per un secondo legittimare la guerra di Putin. Significa fare i conti con le nostre responsabilità, fare i conti con le nostre responsabilità per acquisire autorevolezza nel contrastare un disegno autoritario come quello di Putin. Una cosa importante: noi non abbiamo moltissimo tempo. Non abbiamo moltissimo tempo. Ieri guardavo la televisione, che ormai guardo sempre di meno perché la trovo, diciamo, nauseante nella maggior parte dei casi, ma ascoltavo uno strano sondaggio in cui non solo si diceva quello che già sappiamo, cioè che buona parte dell'opinione pubblica italiana è contraria all'invio di armi, ma c'era uno stranito Pannoncelli che comunicava al signor Floris che la maggior parte, una buona parte, adesso non ricordo i numeri, scusatemi, dell'opinione pubblica italiana riteneva che l'informazione italiana fosse troppo schiacciata a favore dell'Ucraina. Io penso che noi stiamo assistendo a un altro elemento di scollamento, cioè che ormai questo sistema mediatico, così come è avvenuto nelle elezioni americane di qualche anno fa, non produce più nemmeno consenso, perché è ormai dentro un circuito elitario. La guerra ha reso evidente questa frattura. La frattura pace-guerra, la frattura elite-popolo. Questo ha reso innegabile la guerra e ha reso innegabile che il Partito Democratico sia parte integrante della maggioranza della guerra e della maggioranza delle elite europee antipopolari. Per questo io credo che è il momento di consolidare, di darsi la responsabilità, o meglio, di praticare la responsabilità politica, di dare rappresentanza non soltanto a questa fetta di opinione pubblica, ma di dare rappresentanza che vuole la pace e non vuole la guerra e non vuole l'invio di armi, ma di dare rappresentanza, e su questo riprendo quello che diceva Giuliano prima, a quelle persone, a quella gran parte del popolo italiano che non vuole, diciamo, che sa benissimo che la loro pace è il deserto sociale, è stata il deserto sociale. Ci sono due proposte, tante proposte di salario minimo, una è quella di Paese Reale, l'altra è quella che è emersa dalla convergenza che si è riunita ESC pochi giorni fa. Io credo che la stessa linea di frattura, pace-guerra, sia la linea di frattura di chi oggi pensa che sia, diciamo, che dobbiamo ascoltare le lacrime del signor Vacchi o delle altre varie illustre personalità che dicono che non possono più sfruttare la gente d'estate perché c'è il reddito di cittadinanza. Si tratta di come ci collochiamo noi nella storia, compagni e compagni, di come ci collochiamo noi nella storia, se noi pensiamo di avere o meno una responsabilità nella storia. Se pensiamo di avere una responsabilità nella storia, e da comunista, femminista, penso che ciascuna di noi e ciascuno di noi senta di averne, altrimenti non sarebbe qui, noi abbiamo il dovere di consolidare forza politica e di ridare efficacia a chi chiede pace, lavoro e reddito. Allora adesso parte Tucci. Intanto vi invito a far girare la busta per il contributo che dobbiamo giustamente dare ai compagni di Spintaglia. Non so dove, che fine ha fatto la busta, vorrei che a un certo punto mi ricordi. Grazie. Sta girando. Prego, Matte. Grazie Maurizio. Ma io intanto devo ringraziare sia Maurizio Fabbri che quanti hanno organizzato questa interessantissima riunione, nella quale abbiamo avuto il piacere di sentire l'importante riflessione del professor Paolo Maddalena, in particolare sulla battaglia che conduce da una vita a difesa della Costituzione e sui beni pubblici, e altrettanto mi hanno colpito gli interventi, diciamo, più
squisitamente politici di De Magistris, di Ferrero e di Iana, mi pare si chiami, la compagna di Manifesta. Allora, rapidamente, perché tutti questi interventi che mi hanno preceduto hanno già detto molto bene, molto meglio di quanto io possa fare, qual è l'oggetto di questa riunione. Io credo che la ferma condanna dell'invasione dell'Ucraina non possa impedire, è stato detto da molti, un'attenta riflessione su come la situazione si è determinata e perché è esplosa in questo modo, che noi tutti condanniamo. È altrettanto vero che chiunque osi esercitare un'intelligenza critica su questa vicenda bruttissima è accusato, come dire, solo per il fatto che vuole capire quali sono le responsabilità che hanno portato a tutto ciò, è accusato di essere un filo putiniano. Non è certo questa un'assemblea in cui debbano dare spiegazioni di quanto sia assolutamente falsa e quasi ai limiti del disgusto la propaganda politica che tutte le reti, i canali e i media ufficiali vanno facendo da 3 mesi. Anche questo è stato detto, ma la cosa che mi ha colpito molto in quest'ultimo periodo è che perfino quando il Papa ha detto con molta chiarezza che forse l'abbaiare della NATO alle porte della Russia potrebbe aver facilitato l'invasione dell'Ucraina, anche il Papa è stato messo da parte, quasi come tutti quelli che come noi cercano di ragionare su questa puntata. E questo dà da riflettere, perché è la prima volta che una voce così autorevole, e che certo non corrisponde in tutto a quello che è il nostro orientamento politico comune, eppure ha detto con molta chiarezza e in maniera molto coraggiosa una frase che andava ripresa, ragionata e riflettuta a fondo da chi invece preferisce mettersi il giubbotto antiproiettile in Ucraina o l'elmetto qui da noi e andare avanti con questa guerra vergognosa. La scelta quindi di inviare armi sempre più potenti e numerosi potrebbe ricordare l'antico adagio si vis pace parabellum. Ma nell'attuale situazione, quindi non siamo più ai tempi degli antichi romani che coniarono questa espressione, io penso che nell'attuale situazione una frase del genere si traduce in una follia. Una follia che può condurre ad una tragedia nucleare. E di questo ne siamo tutti consapevoli. Così come siamo consapevoli che gli USA debbono smettere in maniera drastica, o almeno questo noi dobbiamo chiedere, l'ennesima guerra per procura, dove a morire sono altri popoli, altri soldati, altri cittadini innocenti, comprese le creature che tutti i giorni ci fanno vedere per televisione essere, come dire, carne innocente che viene sacrificata. L'equilibrio mondiale non può che essere dato da un ordine multipolare. Su questo siamo assolutamente d'accordo ed è questo che noi dobbiamo rilanciare. Noi pensiamo che questo slogan, si vis pace parabellum, vada sostituito, si vis pace parapace. È necessario quindi interrompere questa escalation e cercare a tutti i costi il dialogo e la negoziazione per una soluzione pacifica. E l'Italia, che con l'articolo 11 per l'appunto ripudia la guerra, deve spingere l'Unione Europea, che ha una responsabilità enorme in questa vicenda, anche questo è stato detto, non ci ritorno, deve spingere l'Unione Europea a depositare l'elmetto a partire proprio dal nostro governo, affinché il popolo italiano non subisca ulteriormente le conseguenze di questa feroce guerra. Un popolo italiano che chiede sempre di più che le risorse ingenti destinate alle armi possano invece supportare un'azione che contrasti la crisi economica, sociale, occupazionale, drammatica, che già morde il nostro paese e che sarà sempre peggiore.
innescata dalla pandemia di recente e, come dire, elevata al massimo da questa guerra. Io credo che prima di toccare il fondo, con una situazione di disagio diffuso nel popolo italiano, noi dobbiamo e possiamo creare le condizioni, e concludo, perché la proposta che oggi viene fatta qui di creare una soggettività alternativa sia alla sinistra di governo che alle forze che si definiscono democratiche in questo paese, ma che tali non sono, un'alternativa anche, come dire, piena di soggettività anche diverse, e appartengo a un partito strutturato, ma noi siamo molto interessati a seguire un processo come questo, perché siamo convinti che di questo c'è bisogno, perché altrimenti noi chiniamo la testa a una situazione che non può più essere portata avanti da questo governo Draghi, che tutto sta facendo tranne che tentare le vie per uscire da questa situazione terrificante. Vi ringrazio. Grazie. Walter, adesso c'è Silvio Marconi, se è giusto il nome, e poi c'è un sacerdote, Don Mattia di Mediterranea, che ci vuole portare un saluto. Grazie. Io cercherò di essere il più breve possibile, anche perché l'ora si comincia a essere, diciamo, un po' tardi. E vorrei riprendere alcuni elementi degli interventi di De Magistris e di Leonora. Io sono molto d'accordo che bisogna cominciare a parlare chiaro, cosa che negli ultimi 15-20 anni le varie sinistre, parlo di sinistre, PD non ce lo metto bene, le varie sinistre non hanno saputo o voluto fare. Parlare chiaro, secondo me, vuol dire, come ci insegnano i nostri grandi maestri del materialismo storico, ancorarsi alla storia, come ci insegna anche Gramsci. Vuol dire smetterla con le balle, smetterla con i miti. Allora, scusatemi se sarò un po' polemico nel mio intervento. Sentire esaltare la riunione del 44 che diede vita all'UNESCO è sicuramente giusto, ma questa contrapposizione tra una Europa che nel 44 stava scegliendo la via della collaborazione e della pace e l'orrenda Unione Europea asservita alla NATO e agli Stati Uniti di oggi è assolutamente falsa. Perché in quel 1944, mentre ci si riuniva a Parigi per fondare l'UNESCO, iniziava da parte delle forze inglesi, in piena ancora guerra contro il nazifascismo, il massacro dei partigiani comunisti greci dell'Elas, utilizzando i collaborazionisti fascisti greci. Nel 1945, quegli Stati Uniti che ci apparivano tra i cofondatori del nuovo ordine che ripudiava la guerra, e cioè dell'ONU, di quel Consiglio di sicurezza che non a caso rappresenta le cinque potenze vincitrici, quegli Stati Uniti lì, non per sconfiggere definitivamente il Giappone, ma per mandare un chiaro segnale all'Unione Sovietica, usano le bombe di Hiroshima e Nagasaki, l'unico caso finora nella storia mondiale di uso dell'arma atomica. L'8 maggio del 45, quando in Europa sta finendo la guerra, che si conclude nella notte dall'8 al 9 maggio, e in Algeria, i patrioti algerini, la popolazione algerina scende in piazza per celebrare la vittoria sul nazifascismo, pensando che questo voglia dire anche la fine del colonialismo francese, e lo stesso avviene in Marocco, e ci sono dei massacri inauditi fatti dalle truppe francesi, quelle golliste, quelle della liberazione, dei patrioti algerini che credevano, poveretti, che la liberazione riguardasse anche loro, un po' quello stesso errore che avevano fatto gli haitiani al tempo della rivoluzione francese, quando credevano che Liberté, Egalité, Fraternité riguardasse anche loro, e poi i rivoluzionari francesi erano andati a ammazzarli a cannonate dicendo: no, voi siete negracci e quindi a voi questo non spetta.
In quello stesso momento, nel 1945, le SS ucraine, i collaborazionisti della divisione Galizien, oggi, anzi 2014, considerata eroe nazionale nella democraticissima Ucraina che noi difendiamo, nel 1945 quelle SS si arrendono agli anglo-americani e il generale Anders, polacco anticomunista che faceva parte delle forze militari dell'ottava armata inglese, li salva e dice: no, questi non si può applicare l'accordo che avete fatto con Stalin, che i cittadini sovietici collaborazionisti gli vanno consegnati, cosa che è successo ai tatari, ai caucasici, ai ceceni, eccetera. No, questi io li considero tutti polacchi e quindi vanno salvati. E questi emigrano in Australia, Canada, Stati Uniti e lì organizzano associazioni neonaziste che educano i loro figlioletti e i loro nipotini, lì si arricchiscono con i soldi dell'oro che si sono portati in tasca strappato ai denti degli ebrei massacrati, lì entrano in collegamento con i servizi segreti americani e inglesi, come del resto ha fatto il generale Gehlen, come del resto ha fatto von Braun e tanti altri nazisti criminali riciclati immediatamente, ancor prima della nascita della NATO, nella guerra fredda da parte degli inglesi e degli americani. E quando nel 91 crolla l'Unione Sovietica, i nipotini di questa gente sono quelli che tornano in Ucraina a fondare Svoboda, Pravi Sektor, Battaglione Azov, Battaglione Aidar, eccetera, 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 in una continuità totale che passa attraverso l'armadio della vergogna, e cioè la non punizione dei criminali fascisti nel nostro paese, che passa attraverso il ruolo che Gladio prima, Gladio la NATO poi, hanno avuto nello stragismo nero in Italia da Portella della Ginestra del 1947 in poi. Ma di che stiamo parlando? Dov'è il peggioramento negli ultimi anni nella politica della NATO, che è diventata aggressiva, che ha cambiato la sua natura? Ma di quale natura stiamo parlando? Quando Sandro Pertini nel 1949, nel motivare il voto contrario all'adesione dell'Italia alla NATO da parte del Partito Socialista, non nemmeno solo del Partito Comunista, lui parlava a nome del Partito Socialista, nel 1949 Pertini dice: la NATO è un organismo aggressivo creato per distruggere l'Unione Sovietica, e siccome l'Unione Sovietica ha dato un contributo decisivo alla sconfitta del nazifascismo, io, Sandro Pertini, non approverò mai l'adesione del paese nato dalla resistenza alla NATO. 1949, ma dov'è il peggioramento della NATO avutosi negli ultimi anni? Ma non prendiamoci in giro, c'è una continuità nera dal 1944 al 2014 al 2022 di una realtà strategica, politica, che è servita, serve e non può non servire, non stupiamoci, a un solo scopo, quello di mantenere l'egemonia di un paese come gli Stati Uniti, che senza la possibilità di quella egemonia politica sul resto del mondo, senza la possibilità di continuare la loro rapina economica, senza la possibilità di continuare a spacciare carta straccia chiamata dollari e ad avere il debito estero più alto del mondo, sarebbero ridotti economicamente come lo Zimbabwe e sarebbero ridotti politicamente come la ex Jugoslavia, frantumati in 18 stati diversi in guerra civile. Per evitare questo è nata la NATO, per evitare questo ci siamo asserviti alla NATO, e quindi quello che sta succedendo oggi, noi siamo capaci di spiegare alla gente che ci stanno prendendo in giro, in giro, e che questa è soltanto l'ultima casella di un gioco dell'oca che è iniziato nel 1944 e che non è ancora finito, e che con le responsabilità dell'autocrate Putin, del pessimo Brezhnev, dell'orrendo Mao Zedong, del satana Saddam, non ha niente a che vedere, perché l'avrebbero fatto anche con il gattino di casa nostra. Questa politica
è una politica che tende alla sopravvivenza di un impero basato sul genocidio e sulla rapina. E se noi continuiamo a essere i servi, i maggiordomi di questo impero, non ci possiamo lamentare se domani mattina un missile Sarmat colpisce l'aeroporto di Centocelle, base del Covi, e con esso distrugge 3 milioni di romani. Grazie. Grazie, augurandoci che questa previsione non avvenga. Ringrazio Silvio e do la parola a Mattia, non so se... Ah, ecco, con Mattia di Mediterranea che ci vuole dare un saluto. Grazie. L'auricolare lo recupero dopo. Sì, io intervengo brevemente, giusto per portare, grazie, un saluto, un ringraziamento, perché qui a Spring Time, che è una delle nostre case, poco si dire, di Mediterranea, è stata fatta questa sera, anche avete visto all'ingresso la sottoscrizione del sostegno. E noi come Mediterranea, lo sapete, agiamo sui confini nel sostegno alle persone migranti, che sono quelle che più di tutti subiscono l'attuale ordine globale, l'attuale ingiustizia, e sono costretti a lasciare i loro paesi e poi vengono respinti dal regime di esternazionalizzazione delle frontiere. E la nostra missione si focalizza su quello, e sappiamo molto bene cosa significa la guerra in tutte le sue forme, sia la guerra con le armi, sia la guerra non combattuta con le armi, ma combattuta dalle multinazionali che affamano e opprimono le popolazioni. In questi giorni si parla, no, della crisi del grano in Africa, che può venire dall'attuale guerra a seguito dell'invasione russa in Ucraina, ma si dimentica che si sono messe in questo modo tante popolazioni africane. Se manca il grano è per il neocolonialismo perdurante ora. Come sempre si dimentica tutta una larga parte del discorso, che la logica è poveretto, queste popolazioni affamate. Ma queste popolazioni sono affamate, e basta appunto parlare con i migranti o parlare con i movimenti con cui noi siamo in rete di fraternità, per sapere che appunto sono affamate, perché il gioco delle multinazionali che corrompono i governi è fortissimo. Proprio in questi giorni, per farvi un esempio, stavamo parlando con i nostri compagni dei movimenti della Repubblica Democratica del Congo, dove si recherà il Santo Padre tra poche settimane, se tutto va bene, e loro parlano tanto di ambiente. Loro hanno il parco nazionale con la biodiversità più ricco del mondo. Loro stanno lottando per preservarlo, per ottenere una gestione comunitaria di questo enorme parco nazionale, perché attualmente multinazionali, Total, Soco, Perenco, lo stanno devastando, e i governi loro locali stanno continuando a vendere, perché evidentemente ci sono meccanismi di corruzione o altro. Ecco, anche questa è una forma di guerra, diversa dalla guerra appunto combattuta con le bombe. No? E allora, ecco, per noi come Mediterranea fondamentale è sempre assumere la prospettiva e farsi loro accanto, ricordando sempre il loro protagonismo, e a cui noi ci facciamo accanto. Ecco, questa è un po' la nostra missione. Quindi grazie davvero per la vostra, il vostro sostegno. Grazie a te, Mattia. Quindi con questo intervento chiudiamo questo incontro. Come ho detto, e come ha detto anche Pietro all'inizio, questo incontro serve soprattutto per provare ad allargare, a costruire anche con altre realtà che stanno facendo iniziative rispetto al contrasto alla guerra, al contrasto dalle scelte del governo Draghi. Quindi io credo che dovremmo mantenerci in collegamento, e mi auguro di riuscire anche appunto in questo mese di giugno a vedere come l'economia di guerra colpisce in particolare il mondo del lavoro da una parte, o il ruolo delle donne nella società, sia lavoratrici sia madri. Quindi noi vorremmo provare ad approfondire alcune tematiche nelle quali anche il percorso e il progetto di una soggettività autonoma, ma nello stesso tempo accogliente, riesca a maturarsi. Io credo che lo sforzo che dobbiamo fare tutti, dalle cose che qui molti hanno detto, forse ci possiamo riuscire, è quello di non pensare che questo processo sia un processo che abbia all'interno chi decide per gli altri. Io credo che le sconfitte di questi ultimi almeno 15-20 anni in Italia, i tentativi di questo tipo,
partivano dal presupposto che ognuno era convinto di avere la verità e che gli altri erano quelli che avevano sbagliato, o spesse volte ancora peggio avevano creduto. Io credo che davanti alla condizione di questo paese, prendendo anche esempio, come spesso ci diciamo, da quello che in altri paesi d'Europa, con tutti i limiti, insomma, una sinistra è riuscita a ricostruirsi, noi dobbiamo lavorare in questa direzione. Luigi De Magistri ci continua a dare la sua disponibilità, io credo che possiamo continuare a lavorare, ma soprattutto dobbiamo riuscire ad uscire da noi stessi, perché se ognuno di noi pensa che la sua piccola realtà, il suo piccolo partitino, con tutto il rispetto, io sono stato e ne sono convinto, però credo che l'importante sia uscire da questa dimensione, perché è la dimensione più grande che ostacola la comunicazione con un popolo il quale non ci vede o non ci ha visto, almeno negli ultimi 10-15 anni, come compagni di strada, ma ci ha visto come qualcosa di estraneo alla loro condizione ideale, partendo appunto dagli insegnamenti che giustamente Paolo Maddalena ci ha ricordato qui oggi. Grazie a tutti e a tutti e buon lavoro. No, perché non l'aveva segnalato, non credo. No, perché forse c'era Paolo. Domenica è qui. Madonna, no. Ma non è. Ma dove stavi? Ma dall'inizio. Ciao. All'inizio.